Signore e signori, ben ritrovati a tutti su Raintail. Questo è morbido. Morbido? No, perché c'è, perché non c'è Simone oggi. Infatti, infatti. E quindi, siccome siamo solo io e te, per San Valentino, qui ho speculeranno cose. Ho deciso di andare molto più soft. Ok. Mi raddrizzare. È tutto pronto. E sì, io sono... Jack, sono mutato, Jack, funziona, no, funziona. No, no, funzioni, funzioni. Non ci credo. Ho deciso di andare molto soft per me, per te e per tutti i nostri amici a casa che a San Valentino non hanno un cazzo di anima, esattamente come il sottoscritto. Siamo soli nell'universo, ma non per questo dobbiamo stare da soli. No, magari stasera c'hanno l'appuntamento, la ma beati poi, loro! Io stasera ho la live, quindi se rivedo delle facce di questa chat anche nella mia live, ci facciamo compagnia insieme, ragazzi. Dai, uè. Intanto ringraziamo Black Jacko, Mako, Spada del Demonio, Zagri, grazie mille ragazzi per i sub, grazie a tutti. Mi dispiace che vi abbiamo fatto aspettare così tanto per riprendere il rewatch di Luxastra seconda stagione, ma le ultime due settimane per me sono state un inferno, per te poco ci è mancato. No, per me le due prima sono state un inferno, settimana scorsa in realtà aveva vento, tempesta, poi via, però io stavo bene nel senso. Guarda, stavo andando in Dream and Dream per un turno di doppiaggio, Dream and Dream è lo studio dove ho fatto Vikings, dove ho fatto As We Sit, dove abbiamo lavorato su Vox Machina, che è praticamente dopo una delle gallerie di Milano Centrale, giri a sinistra, ecco io stavo andando dritto, tranquillo, ok, giro a sinistra, mi arriva un vento contrario fortissimo, il mio monopattino fa i 28 orari, come ho svoltato a sinistra ho cominciato a fare i 15, talmente tanto era contrario il vento. Sotto casa mia ha tirato giù un albero e ha scassato tutta la macchina. Non male, non dico male, solo no. Gian che ho mangiato tutto Vox Machina, è stupendo, grazie Ape, sono super contento. Mi raccomando ragazzi, visto che si parla di Vox Machina, ne parlavamo anche io e Sam. Stavamo parlando di quello di, poco prima di iniziare la live. Vi ricordo ragazzi che questo venerdì c'è l'ultimo appuntamento sul canale Twitch di Prime Video, dove chiacchiereremo insieme a Emanuel Casto e anche ad altri ospiti proprio di Vox Machina come finale della serie. Sabato alle 14 completiamo il nostro watch party di Vox Machina, tirando anche le conclusioni su quello che è il finale della serie. Dopodiché l'appuntamento più importante che c'è, domenica 20 alle 15 saremo in live sul canale Twitch di Intel con il cast di doppiatori italiano di The Legend of Vox Machina. Ho chiamato tutti i miei colleghi che hanno deciso di accettare e venire, saremo di là nella sala Luxastra, nel nostro studio, e ci faremo una bella chiacchierata su loro, sui personaggi, sul loro lavoro, su come è stato affrontare una... perché io gli ho fatto una testa tanta, io ogni volta che arrivava qualcuno che doveva fare un personaggio, che fosse uno dei protagonisti o un personaggio secondario, io gli andavo a spiegare il progetto, che cos'era Critical Role, che cos'era Dungeons and Dragons, chi era il loro personaggio, che cosa era destinato, ho fatto qualche spoilerino su a che cosa andrà incontro, roba del genere, proprio perché volevo che... diciamo un pochino si infatuassero del progetto. Chiaro. Molto spesso ci capita di andare in sala di doppiaggio, non ci dicono un granché del progetto, devi solo lavorare. Invece per questo, siccome è un progetto a cui io tengo, volevo che almeno un'unghia di quanto ci tenessi io ci tenessero anche i miei colleghi, e ci sono stati alcuni che si sono presi benissimo. Il doppiatore di Bax si è messo a giocare a D&D durante la quarantena. La doppiatrice di Keyleth si è presa benissimo. Stefania, che è la doppiatrice di Vex, nonché direttrice del doppiaggio, si è appassionata anche lei un sacco. Piano piano tutti. Quindi spero di essere riuscito a trasmettergli quella cosa. Mi raccomando, quindi ragazzi, domenica alle 15 qui sul canale Twitch di Intel. Non mancate. Io volevo vederlo, ma sono stata super impegnata con la scuola, ma cercherò di recuperarlo presto. Non ti preoccupare, Funesta, perché tanto usciranno, cioè questo giovedì notte all'una e qualcosina escono gli ultimi tre episodi e ti puoi fare tutto quanto un binge. È un totale di? Sono 12 episodi la prima stagione. Easy. No mercy Percy. E siamo qua. Ciao Guine. Non solo non passo San Valentino con nessuno, ma lo passo studiando termodinamica. Ma come tu sai, nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si trasforma. Quindi la tua solitudine si trasformerà in altra solitudine. Io questo dove andrai a parte? Da nessuna parte. Da nessuna parte. No, io ti auguro di trovare qualcuno. Auguriamoci tutti di trovare qualcuno di meritevole, non il primo che capita. Qualcuno, ecco. Io per dire, nell'ultimo periodo sono stufo di cercare,
perché non mi titilla, non mi stuzzica. Non, io, non, io in effetti non so se tu sei impegnato, se hai una lei. È il gentil, la gentiluocca, no, ma, l'hai anche conosciuta. Ma non me lo ricordo, io una memoria pessima. Sì, beato te, Samu. E ho il grossissimo vantaggio che a tutte e due non ce ne batte una fava di San Valentino. Quindi quando l'ho detto, oh, ma è un problema, se va, fai il cazzo che vuoi, mi ha detto. E da quanto state insieme? Non mi puoi chiedere queste cose in live, se sbaglio è un casino, no, non è vero. 3 anni. Ah, ok. E, io mi sono detto, io sono stufo di cercare come se dovessi. Io voglio che, voglio reinnamorarmi e voglio che capiti. Voglio incontrare. Che, allora, argomento super San Valentino. Ecco, siamo a San Valentino. Rischiamo di non guardare niente oggi, però, ok? Chiedo a te... Sì. E alla chat, perché a me è sempre successo così e quando ho realizzato questa grande verità mi è esploso il cervello. Allora, ci sono delle persone che stanno bene da sole, ci sono delle persone che quando sono da sole cercano disperatamente qualcun altro. Mm-hmm. Io sto un po' nel mezzo, nel senso che se sono da solo non è che sto male, nel senso non so cosa fare, cioè gli amici ce li hai così, però senti la mancanza dell'altra persona, no? E quindi la ricerchi. A me è sempre successo che nel momento in cui smetto di cercarla, perché boh, magari è un periodo in cui sono particolarmente preso, è in quel momento che arriva. Sì, è un Tutte le altre volte che la cerchi tu, non funziona. È la legge di Murphy del cuore, un pochino. Io non lo so, perché mi sono innamorato di una persona sola in tutta la mia vita e quindi mi è molto difficile capire, perché a volte sono arrivate, a volte le ho cercate, però mai è andato troppo in là. E sì, cioè nel senso è complesso. Io sono anch'io a metà, nel senso io vorrei, ma vorrei una persona con cui, cioè quella sintonia in cui non dobbiamo per forza fare qualcosa. Io capisco quando sento sintonia con una persona, quando riesco a stare nella stessa stanza con quella persona senza la necessità proprio fisiologica di interagire. Sì. Quando si riesce a non fare nulla, insieme, ognuno fare la sua cosa e comunque stare bene senza dire cazzo però la sto trascurando, roba del genere, ma invece è tutto molto naturale perché ho bisogno del me time, del momento mio, così come tu hai bisogno del momento tuo e poi allora lì, uff. Ho detto un sacco di cose a caso, ma un sacco di onomatopee. Fila. Esatto, il senso fila. Sì, sì, sì. Per chi chiedeva dei reward fisici del Kickstarter, Tommy, siamo finalmente, alleluia, in dirittura d'arrivo per la maggior parte di loro. Mancano soltanto un paio di cose e dai che cazzo ce la stiamo facendo, maledetto Covid. Possiamo cambiare argomento qui su Intel? Basta la giornata ricordare che siamo soli come cani, ma noi dobbiamo embrace... il fatto che siamo soli come cani, no, scherzi a parte. Siamo qui giustamente per guardare. Hai doppiato qualcuno nella serie animata di Vox Machina? Ho doppiato il tizio che fa ok, vai col tiro per colpire. Nell'episodio 7 c'è Scanlan che fa una missione da solo. A un certo punto è in un corridoio dove deve aprire, cerca di scappare, apre mille porte, non se ne apre nessuna, l'unica che si apre ci sono delle guardie che stanno giocando a D&D. Okay. Quando ho visto quella scena ho detto Stefania, posso fare quel brusio? Lo voglio fare io? Così c'è la mia voce in Vox Machina che fa ok, vai col tiro per colpire. Cosa importante. Comunque, dicevo, e tu dovevi troppo essere Desmond, maledizione, era Max Mittelman, lo so Guine, ma va bene così. E siamo qui per andare avanti finalmente con il watch party, cioè il watch party, il rewatch della seconda stagione di Luxaster. Dove eravamo rimasti? Abbiamo ripreso le indagini a Fatumastra, siamo arrivati nella banca, abbiamo esaminato il buco importante e il buco di Leto. E l'episodio... Nel dubbio mi dissocio. No, il buco di Leto, quello che aveva trovato lui, che era sporco di sangue e simili. E poi peggio. Questo è l'episodio in cui Rendar fa la cappellata. Rendar va a parlare con padre Calliano di cose di cui non avrebbe dovuto parlare, mettendo a rischio tutti quanti. Ora, ciao Seven. Sì, sono anche quello che ha detto Whitestone, non vale tanto, sì. Ho coperto qualche brusio. Nell'episodio 9 mi sentirete urlare tipo... Farò una delle guardie pallide dei Briarwood e farò tipo... scudi pronti! Farò una roba del genere. E ringraziamo Melizzazza, Le Blaze, Mauro, PowerX. E grazie che è partito l'Hype Train. Io direi che, senza frapporre ulteriori indugi, io direi di poter switchare tutta la nostra...
grafica. Magia. La magia, la prestidigitalizzazione. E Simo, giusto, dov'è Simo? E dov'è Simo? Simo, non, Simo è impegnato in un appuntamento col gabinetto. No, poverino Simo si è sentito poco bene purtroppo e quindi ha detto: raga, se non vi dispiace preferirei rimanere a casa, riposarmi un attimo, fatela solo voi due perché io veramente non mi sento molto bene. Quindi mandate, fatemi uno spam di cuoricini per il buon Simone che purtroppo oggi non è con noi perché non si sente benissimo. Ciao Gaia! Chicca, purtroppo a tutti capitano le giornate, no. Ok, dai. Facciamo partire sto episodio. Yes. Let's go! Ilaria! Pausa. Qui il micro... Qui avevamo... Sai che stavo pensando a quello? Stavo pensando chissà come mai a questo audio... Perché per le prime riprese con Ilaria mi pare non ci fosse Pietro. Per le prime riprese di Ilaria abbiamo utilizzato un microfono direzionale che abbiamo piazzato sopra la camera. Dalle altre riprese di recap invece abbiamo chiamato il buon Pietro, l'elfonico, che è venuto proprio con l'asta da microfono okay. E tutto quanto. E ah sì, devo, scusate, devo avviare il desktop, devo mettere l'audio del desktop, grazie. E quindi purtroppo l'audio di Ilaria è quello che è. Uh-huh. È comunque ok, però... Però, si però, un però. Po' di, un po' di eco, un po' di ambiente. Via. Perché non si sente di nuovo? Sì, fixo subito. Fixo subito. Dovrebbe essere questo. Vediamo. Gettandogli un... Sì, ok, ora ci siamo. E tre. La visione di morte che ebbero Shiran e Rendar ancora scuoteva i loro pensieri, gettandogli un freddo manto sulle spalle, a metà tra una promessa e una condanna. Rendar, Leto e Dalia accompagnarono Han dal guardiacaccia di Fatumastra, sperando di ricevere aiuto per il suo piano, convincere gli animali della zona a combattere contro la minaccia degli elfi delle macerie. Bennett Rossa Rocca, il capo dei guardiacaccia, benché dubbioso, suggerisce che forse sua figlia, Myrtle, potrebbe aiutarli. Nel frattempo, Galjit e Shiran continuavano le loro indagini, scoprendo chi era davvero il pazzo che urlava prima dell'arrivo degli elfi delle macerie. Un uomo di nome Galio, proveniente da lontano, che non ricorda che cosa ha fatto nelle settimane precedenti o come sia arrivato a Fatumastra. Un geologo, uno studioso tuttofare. Agli occhi di Galjit non sembrava una coincidenza. Gli indizi li riconducono alla banca, dove i sospetti si fanno più concreti. Tutti i cristalli di colore blu del cavò erano stati frantumati dagli elfi, che stessero cercando qualcosa. Qualcosa che i nostri eroi conoscevano molto bene. Per chi se lo stesse chiedendo, sì, la musica di sottofondo è di Hollow Knight, vi dirò di più. Tutte le musiche dei riassunti di Ilaria sono tutte musiche di Hollow Knight. La prima era il White Castle, il palazzo bianco del re. Questa era... Non mi ricordo. Questa era un ambiente... Tipo... Queste mi pare fossero le terme. Le terme, dici? Secondo me sai che invece è... Non è il menù. Il menù è bella. No, questo è solo soundtrack, proprio solo base. Mi conferma Food Slayer che sono le terme. Mi ricordavo che erano le terme, perché è molto tranquilla. Infatti, però ci sei talmente poco nelle terme, invece questa ce l'ho proprio nell'orecchio. Ok, io ho una question. Mi sono appena... Ma le parti di Ilaria, sì, che sono state ovviamente registrate dopo, sono state registrate tipo... Tutte in una botta in no, più? No, siccome... Allora, la stagione 2 non abbiamo registrato tutto Luxastra e poi abbiamo fatto i recap. Abbiamo registrato gran parte di Luxastra, seconda stagione. Sì. No, che cazzo dico? Scusami, contrario, quello è la 3. Stagione 2 avevamo registrato tutta la seconda stagione, ma non era stata ancora montata. Ok.
Quindi ogni tot episodi che Simone e Luca montavano, perché non sapevamo ancora come sarebbero stati divisi gruppo A e gruppo B nel corso degli episodi, ogni tot episodi montati richiamavamo Ilaria e giravamo. Abbiamo fatto 2 o 3 blocchi di ripresa, anche perché la seconda stagione era più breve di quella che poi sarebbe stata la terza. E quindi con Ilaria abbiamo fatto 2 o 3 blocchi, abbiamo fatto. Ok. 3 blocchi. Il chi, primo. Chi scriveva i cap? Io. Li scrivevo io. E abbiamo fatto 3 blocchi perché questo è il primo, il secondo e poi abbiamo fatto il terzo, dove appunto c'è anche la scena finale con Marcello Moronesi e il bimbo. E basta. Ilaria è molto carina, è molto gentile, è molto brava. Ed è la voce di Morgana di League of Legends. Cosa? Ilaria, fino all'ultimo episodio, sì, guarda sempre in camera. Sì, ok. Questo perché volevo che desse l'impressione che stesse leggendo quella storia a noi. Uh-huh. Solo nell'ultimo episodio, invece, si capisce che non la sta raccontando a noi, ma la sta raccontando a un bambino. Uh-huh. Questo perché volevo desse un po' quelle vibe dalla storia infinita. Ok. Creare un po' quella trasposizione dove noi siamo i bambini a cui lei sta raccontando la storia, un po' così. Almeno una volta si potrà conoscere Ilaria e le vostre fiere. Dipende, Dani. A me piacerebbe tantissimo portarvi Ilaria, però dipende sempre dai suoi impegni, da come la vede, poi c'è il Covid di mezzo, il rottore di coglioni. Adesso è il tuo turno. Dov'è l'alchimista? Va bene, seguiteci. Ah sì, qui ci eravamo lasciati con i bimbi. Ok. Con i bimbi orfanelli, che lui sta cercando l'alchimista per trovare del vischio. Ah sì, il vischio, ok. E trova sti bambini e gli dice: ah, fai il trucco con la frusta, con il gambo spinato, e noi ti portiamo dall'arcanista. Grazie, Chiyoko. Siamo. Se ce la fate. E scattano tutti quanti di corsa, fortissimo. Ci mettiamo a correre. Ci mettiamo a correre. Ok, destrezza. Aggiungete atletica. Che cazzo. Però io. 12. 10. Allora, il mezz'orco inciampa. Tu! Di faccia, per terra. Si apre. Inizia a nuotare per terra. Quanti bottiglie di whisky si beve sto bambino mezz'orco? Gli altri. Un umano sta andando ad una corsa molto lenta, riesci a stargli dietro anche te, mentre la ragazzina rossa è una scheggia. Tu stai correndo con tutta la tua forza e stai facendo fatica a stargli dietro. Riesci a tenerla a portata di vista almeno. Okay. Poi c'erano anche 2 halfling che hanno iniziato a correre ad un certo punto. Io faccio la stronza di Sanjo che ogni volta si ferma a prendere i bambini, quelli che sono messi male. Io vado dal mezz'orco, sì, e dai 2 halfling e dico: state bene? Io sono Doug. Ciao Doug, piacere, io sono Dahlia. E voi due state bene? Ah, io sei uno stupido. No, tu sei una stupida. Ok, bravi, buoni. Ok, calmi. Sapete dov'è l'alchimista voi? Io sono Doug. Doug, sai dov'è l'alchimista? No. E voi due sapete dove? Io lo so, no, io lo so, io sono. Stai zitta, okay, te. Io lo so. Al 3 lo dite insieme. 1, 2, 3. Di là. Ok, alzatevi. Dove sono i vostri genitori? Non abbiamo i genitori, noi siamo gli orfani. Oh. Io sono Doug. Io sono Doug. mi si scalda un po' il cuore. Oh.
Mi dispiace. Mi si scalda un po' il cuoio, non vuol dire quello, Giulia. Di là. E questa volta tutte e due ti indicano, tutti e tre ti indicano la direzione giusta. Anche Doug. Di là. Anne è andato a fare in culo. Anne, tu stai correndo a un certo punto, dietro un angolo ti perdi la bambina, ma quando ti fermi per dire, ma porca pu... Alchimista lì. Oh. La porta è aperta? Sì, è aperta. Sei in, alla punta del ristoro e vedi che l'alchimista è il primo edificio di una lunga serie. Ognuno ha il suo cartello con che cos'è sostanzialmente e alcuni dei negozianti sono fuori, alcuni seduti, altri che stanno parlottando con la gente. Uno in fondo vedi che sta portando delle pesanti casse da dentro a fuori, da fuori a dentro. C'è molta attività. Ok, mi guardo indietro, vedo che Dalia non c'è, quindi dico alla mia scimmietta. Scimmietta, ci siamo persi Dalia. Se mi dai una mano a riportarla qui, non te ne pentirai. Grazie, Davido. E vedi che zompa. Entro domanda nel negozio. Curiosità, a cui penso potrei rispondere solo con una speculazione. Sì. Secondo te, se trovare l'alchimista era così facile, nel senso letteralmente anzi gira, vede lì sei, dice, ah, vabbè, ma era qua. Perché Matt ha fatto questa scena con i bambini? Perché voleva introdurre secondo i bambini? Secondo me perché voleva introdurre i bambini e non voleva precludere ovviamente a Simo di trovare l'alchimista in maniera facile. Uh-huh. Invece che fare un'interazione con passante, ah guarda l'alchimista è là a destra. Invece ha voluto introdurre gli orfani, cosa che poi ha portato Dalia ad andare a trovare la vecchia. Poi quello ci ha portato a Neronis, se ci pensi. Sì. E ci sta. Quindi Matt introduce l'elemento dei bambini facendovi credere che è un indizio per trovare l'alchimista, in realtà serve semplicemente a distrarvi, l'alchimista stava lì, ma no, vabbè. Gli serve dopo. Sì, cioè nel senso l'alchimista gli ha detto fate atletica, anzi attacca a correre, dopo un tot di metri di dove si ferma perché ha perso di vista la Ross, si gira e l'alchimista è lì. Ok. E se avesse fatto un tiro più alto probabilmente avrebbe placcato la Ross. Oppure gli sarebbe stato dietro e fa eccolo qua e poi se ne scappa di nuovo. Però serviva appunto per poter introdurre i bambini, che è più importante rispetto al trovare semplicemente l'alchimista. Dell'alchimista. Buongiorno, come posso servirla? Salve. Intanto nel frattempo mi guardo un po' attorno. Allora, il negozio è molto ordinato. Ci sono tutte delle scaffaliere piene di oggetti, vasi, libri, liquidi. Non sai bene identificarli. E dietro libri, a vasi, questa grossa scrivania liquidi. C'è un uomo piuttosto in là con gli anni, capelli ormai canuti, occhialini, che vedi che stava mettendo in ordine dei fogli. Era in piedi dietro la scrivania. Salve, c'è la faccia, sì, lo riconosco. Starei cercando del vischio, se ne avete un po'. Sì, ce l'abbiamo. Quanto costa? Una moneta d'argento per 10 foglie. Guardo fuori, vedo se Dalia sta arrivando. Non vedi Dalia arrivare. Cazzo. Sto aspettando una persona. Nel frattempo, se è possibile, faccio un giro nel negozio e poi... Si aggiusta un attimo gli occhiali, guarda. Sì, però... faccio un giro. Qui c'è Dalia non tiene dinero. Ok. È un video di Mirko Dalle Marche che aveva notato qua. Guarda Giulia. Sto aspettando una persona. Perché Anne stava aspettando Giulia perché potesse pagare. Giulia attira la mia attenzione, mi indica sotto le monete. Nel negozio e zero, poi... non hai soldi? Aspetta che controllo, perché qui avevamo appena fatto il cambiamento a quinta edizione. Magari ha detto, non è che magari se l'era segnata sulla scheda di Pathfinder e si è dimenticata di trasporla su quella di quinta edizione. Quindi io prendo, apposta, mi metto a esaminare tutte le schede, tutti i fogli. Papà, comportati bene, dai. Ok, sono abbastanza abituato comunque ad essere trattato di merda, quindi metto le mani in tasca. Scelta proprio. Beh, più o meno. Perché se ci pensi, se hai letto il suo fumetto, sì, puoi comprendere perché lei non abbia dinero. Ah no, sì, io parlavo di TPG classico di D&D, appunto dico, cioè, a meno che non decidi di avere una motivazione, se no di base due spicci ce li hai quando parti con l'avventura. E mi guarda attorno. In quel momento vedi che e entra qui, nella stanza spallucce. Una ragazza che guarda in maniera severa l'anziano che sbuffa. Non c'è problema, si figuri. Vuole che l'aiuto a guardarsi intorno? Dice tutta sorridente. Ciao sì, Cadi, grazie per il sub. Grazie mille. Cosa producete esattamente in questo posto? Intrughi alchemici. Io sinceramente mi occupo soltanto di pulire papà l'alchimista. Abbiamo anche vari libri dove studiare i vari composti alchemici, se vuole.
Sì, ma non sono in vendita. Papà? Gratuitamente posso sfogliarli o devo per forza acquistarli? Col cazzo, papà! Linguaggio! Torniamo alla banca, direi. Io sto guardando Leto che sta giocando coi sassi. Abbiamo a che fare con una cavità che potrebbe essere più profonda di quanto mi aspettassi. E questo vorrebbe dire cosa? Parliamo di 50 metri almeno. E non è normale. Cioè, è difficilissimo riuscire a creare un foro così profondo. E tu pensi che sia collegato a quello che è successo prima? È sicuramente collegato. C'era quella cosa, no? La pianta. Sì, la donna pianta. Falco. Sì? Le miniere più vicine quanto distano? Gli ingressi stanno più a est. Sono almeno ad un paio d'ore di carro. E quanto si estendono sotto la terra? Per estensione, praticamente girano totalmente intorno alla voragine. Quindi è difficile trovare un punto dove non ci sia almeno un passaggio di galleria. Immagino la domanda specifica sia: volete sapere se c'è qualcosa qua sotto, no? Quasi sicuramente ci sarà un passaggio che sia stato fatto durante la costruzione delle miniere, o che sia naturale, o che sia stato scavato a posteriori. Stanno sfruttando le gallerie sotto i nostri piedi per viaggiare comodamente. Non so, adesso non mi ricordo a memoria la geografia dei condotti minerari, ma sono abbastanza sicuro che sotto Fatumastra non ci siano grossi snodi per l'integrità della città stessa, altrimenti sì, certo, rischieremo di sprofondare. Però sì, un corridoio, un passaggio, una cosa del genere, non escludo che possa esserci. Ma sarebbe possibile creare questi buchi senza la magia? Persino Falco si mette un attimo in ginocchio per analizzare meglio la cosa. Io ho seri dubbi, anche perché non so se avete notato, è perfettamente liscio. Se toccate è... Posso provare a usare individuazione del magico sul buco? Ok. Il buco in sé, per come è strutturato, no. Non percepisco nessun alone di magia quindi intorno al buco. Percepisci che cosa? Come se fosse un leggerissimo spiffero. Qua si fa subito menzione delle miniere. Nella stagione perduta cosa vi ha portato a pensarci? Esattamente questa deduzione. Quanto va a fondo? 50 metri. Miles, le miniere più vicine dove cazzo stanno? Cioè, io qui ho recitato le stesse deduzioni che ho fatto prima. Non mi sono concesso di fare salti mentali. Nel senso, anche se io tramite la stagione perduta già sapevo determinate cose aggiuntive, non mi sono permesso di scoprirle, di dedurle, se non ci ero arrivato bene o male in quella zona. Ho proprio aspettato di avere gli elementi necessari per poterci fingere di arrivare. Chiaro. Però appunto qui ho fatto subito il Miles dove distano le miniere più vicine, perché esattamente alla stessa deduzione anche Leto ha fatto lo stesso gesto, ha fatto toccato il buco, c'era un certo sassolino, e io lì ho fatto la stessa domanda a Miles. La stagione perduta. Però non riesce a capire. Come un eco. Lontano. Però il buco in sé no. Non il buco in sé no. Quanto è grande il buco? Più o meno la mano ti ci entra. Fai fino all'avambraccio, fino al gomito, più o meno. Provo piano piano a entrare toccando le pareti per vedere appunto se è perfettamente liscia, che cosa percepisco al tatto, più andando in profondità per vedere se ci sono diversità, variazioni, robe del genere. Perfettamente liscio e dritto. Quando lo tocchi non hai sensazioni strane, tipo stranamente freddo, stranamente caldo, però è talmente liscio che ti fa dire minchia. Non esistono strumenti così precisi. Sì, deve essere stato fatto magicamente, non vedo alternative. C'è un eco di magia, però è come se fosse molto, molto lontano. Cosa hai visto quando eri in banca? Faccio una domanda. Questa è una domanda, c'entra Luxastra, ma esula da Luxastra contemporaneamente. Sì. Personale, tra virgolette. Sì. Cioè, gusto personale. Sì. Quando Matt, nel raccontare, dipingere una scena, o anche soltanto ti risponde a una domanda, quindi non sta neanche in realtà interpretando un personaggio, è lui che parla, quindi ci sta che usi il suo registro linguistico, ti risponde così, cioè ti viene da dire minchia quanto è liscio. A me non voglio dire che mi urta perché è troppo, però mi tira fuori, è un piccolo freno. A me la parola volgare fuori dal, cioè non necessaria mia. A te scivola addosso. A me scivola addosso perché semplicemente la prendo molto come in The Witcher, quando tu esamini le cose e c'è un'altra voce che ti dice esattamente che cosa stai trovando, che cosa stai esaminando. Non mi porta fuori. Okay. Semplicemente è un metodo per permettermi di assimilare l'informazione, capire come interpretarla. Perché se lui mi avesse detto semplicemente ci infili la mano ed è liscio, ma invece è il minchia come liscio, vuol dire che è
innaturalmente liscio. Cioè a me ogni frase, ogni parola, ogni, anche ogni parolaccia mi serve per capire quanto una cosa è strana, insolita, potente, okay, debole, forte, roba del genere. A me personalmente non... Io quando mi metto così e guardo Matt, lo pirso con lo sguardo, sto assimilando. E poi rielaboro nella mia testa ed esprimo. Ma a me personalmente no, non dà fastidio. E quindi quando Matt appunto si lascia scappare il volgare, no? È un dubbio che mi hai adesso instillato tu. È il suo registro linguistico, quindi è semplicemente Matt che di norma parla così, che non è nulla di eccessivo, cioè mi tira fuori nel momento in cui sto giocando di ruolo. Io come persona so di essere estremamente sboccata, quindi... O... parla al vostro registro, quindi lui sa che se ti dice minchia come lì no lì capisci meglio. No lì almeno con me non mi dà l'impressione che lui utilizzi il mio registro. Io conosco Matt, so qual è il suo registro e capire come lui percepisce una cosa, come lui esprime una cosa mi dà indizi. Ok perfetto. E agisco di conseguenza. Poi appunto essendo non stando interpretando un PG, ma stanno semplicemente spiegandomi un qualcosa, cioè a me per dire porta molto più fuori non la volgarità ma gli inglesismi in un mondo fantasy. Ah ok, sì, ci sta. Quello mi porta molto più fuori, come se qualcuno dal nulla mi dicesse no, hai davvero un bel look. Ho capito. Mi stona pure usare questi termini. Off character, nessun problema. In character, essendo che siamo in un mondo fantasy dove l'inglese... Aia, oggi c'ho la cufene, prima mi si è tappato il destro, ora si è tappato il sinistro. Usare gli inglesismi, termini fuori, diciamo, dal contesto dell'ambientazione, quello mi porta un po' fuori, perché poi mi porti nella condizione di doverti chiedere che cazzo hai appena detto. Ed è strano, quello mi porta io un po' fuori. Di solito me la gioco, a me è successo giocando lo starter set proprio con Gapaio in live, che praticamente lui sulla sua scheda di background il suo personaggio era legato a un NPC che in realtà poi si scopriva essere un mini boss, mini villain e così, e lui lo chiamava in inglese perché la sua scheda era in inglese, nonostante noi stessimo giocando lo starter set sia assolutamente anche in italiano. Sildar? No, Sildar rimane Sildar, però bastone di vetro lui lo chiamava Glassstaff. E quindi mi sono giocato questa cosa del loro sono sulle tracce di bastone di vetro, lui continua a chiamarlo così, quindi mi sa che non ha tradotto. Mi sono giocato il deve essere un modo elfico di chiamarlo. Ok. E in inglese è diventato un'altra cosa. Posso capirlo, però quello lì è per giustificare una cosa, secondo me non deve diventare una costante. Chiaro. Poi lì anche Sildar si chiama Sildar Hallwinter, Gundren Rockseeker. Sì. Hanno cognomi inglesi, va bene? Persino in Vox Machina mi sono trovato proprio in questa domanda, ovvero cosa traduco e cosa lascio in originale. Brimsight l'ho tenuto Brimsight. La città, per dire, Aemon, c'è il distretto dove sta il concilio, dove vive il re, il sovrano Yuri, la roba del genere, si chiamava Cloud Top. Approfondendo che svetta oltre le nubi, sì. Perché è talmente tanto alta la torre che riesce a superare le nuvole. E lì ho detto no, questo voglio tradurlo, l'ho tradotto con distretto di alta nube, perché dovevo comunque stare in quel labiale, Cloud Top, che è brevissimo, mettere svetta nube mi sembrava proprio brutto, alta nube funzionava. Quindi lì anche lì è un discorso di che cosa tradurre e che cosa no. E finché si tratta di nomi, cognomi, roba del genere, posso comprenderlo. Anche Pepperbox, la pistola, ho tenuto Pepperbox perché chiamarla rivoltina era strambo. Ma se si parla proprio tipo andiamo a fare marketing, lì vado a commerciare, andiamo a mercanteggiare, quello mi porta tanto fuori. Cosa è successo? Come sono? L'hai visto entrare o l'hai visto solo uscire? Io mi rialzo, mi sgranchisco le spalle, faccio un paio di passi indietro fino a dove bene o male c'era la barriera. Immaginati che qui ci fosse una grandissima barriera da un alone giallastro. Lo seguo. Noi, io e Miles, eravamo oltre questa barriera. Al suo interno faccio un passo come se entrassi. C'erano appunto gli elfi delle macerie. Uno era lì e indico il buco che ti interessava tantissimo.
ricurvo, strano. Sembrava fatto di spine di roccia o simile. E stava tenendo praticamente in ostaggio uno degli addetti della banca. Quello che è stato impalato, immagino. Esattamente. Qui c'erano tre elfi delle macerie. Due cavalieri e uno con cui ho parlato per un po'. E in più c'era questa donna lì, indico appunto il buco. Sembrava come se fosse stata semplicemente piantata lì. E a un certo punto, quello che sembrava, diciamo, il caposquadra degli elfi delle macerie, le ha donato qualcosa, le ha messo qualcosa in mano e scomparsi. Non so che cosa fosse. Io cerco di immaginare, cioè per quello che l'ho seguito, perché dal suo punto di vista volevo immaginare come fosse, cioè come se me lo ricreassi in testa, no? Non era possibile attraversare la barriera, ci ho provato. Ho provato ad attirare la loro attenzione, a provocarli per quasi a convincerli ad oltrepassarla, in modo che provassi ad avere una chance di portare in salvo quel nano, ma non ce l'ho fatta. Però sempre chiaro l'hai tradotto, non voglio deviare l'attenzione dal rewatch di Luxastra su Vox Machina. Sì, sempre chiaro, l'ho tradotto perché è uno dei tanti nomi appunto di Serenre, che è una delle divinità appunto di Pathfinder. All'interno di Vox Machina vedrete citate ogni tanto proprio delle divinità, anche il sussurrato è Vecna, ma viene chiamato The Whispered One. Uh-huh. Il sussurrato. Siccome appunto nei manuali quel nome è stato tradotto, lì scelta automatica, non ci devo nemmeno stare a pensare. Ho utilizzato proprio il nome, il padre sole, che è Pelor, si chiama padre sole, e io sono andato direttamente su quello. Easy peasy lemon squeezy. L'hai visto avvicinarsi alla donna, diciamo, pianta? L'uomo era abbastanza vicino da mettere qualcosa in mano. Quanto è grande il cratere? Ma considerate più o meno una cosa del genere. Il cratere, tu te lo ricordi, che era quasi del tutto occupato da radici. Ah, ok. Forse ci ha messo dentro un piede, ma non penso ci sia entrato a questo punto. Anche perché sono scomparsi tutti, non si sono avvicinati a lei, non necessariamente. Gli altri stavano appunto nel cavò a prendere, controllare, frantumare. Stavano assaggiando quelle pietre. Penso di sapere cosa stessero cercando, guardando Shiran. Io faccio vedere il bracciale, probabile. Ma non la tua. Ma quindi pensate che si spostino attraverso questi buchi? Sì, l'attacco alle porte è stato un diversivo. Volevano evitare di avere attenzioni qui, mentre con calma e tranquillità potevano controllare il contenuto del cavo. Dobbiamo capire se hanno fatto questi buchi prima di arrivare. Sicuramente. In quel momento sta scendendo Gavio, accompagnato dalla guardia, sempre con suo taccuino che sta ancora prendendo nota, assieme all'altra guardia che fa un cenno a Miles. Miles risponde e la guardia rimane lì all'entrata delle scale. Io cerco la sua attenzione. Gallio, vieni con un secondo. Sì, certo. Hai trovato qualcosa di interessante? Ma stavo controllando la dinamica del crollo della facciata della banca ed è stata una cosa abbastanza curiosa. È come o c'è stata una forte scossa tellurica posizionata esattamente sotto quelle colonne, che è una cosa abbastanza complessa, immagino, anche con la magia. Io non sono un mago, quindi non so quanto difficile possa essere fare un incantesimo del genere. E d'altro canto, però, escluderei anche degli esplosivi, perché sennò avrei trovato tracce della detonazione. È stata una cosa molto precisa, altrimenti anche tutta la struttura dietro sarebbe collassata tutta su questo cavò. Quello era l'antipasto, questo è il pezzo forte. C'è un brilluccichio negli occhi di Gallio, un attimo. Di nuovo, con la matita, si guarda intorno prendendo misure, supponete, vedete che scrive dei numeri. Poi si mette giù e inizia ad analizzare il buco. Gallio, riusciresti a dirmi il prima possibile di che cosa è fatto questo terreno? Cioè, se è roccioso, la composizione? E sostanzialmente vi spiega che più ti avvicini alla voragine, più il terreno diventa roccioso, perché quando il miracolo venne castato, il terreno intorno si vetrificò. Tanto era il calore. Ossidiana. Sì, in un certo senso. Diciamo che proprio sul bordo del cratere si andò a creare l'arcanio, quello da cui poi fanno l'arcastra, che è appunto a mo' di vetro. Mentre il resto del terreno divenne molto più solido. Non è totalmente roccioso, ma è una terra particolarmente compatta. Solido. Strutturare un buco del genere teoricamente non è impossibile, perché il terreno ha la sostanza giusta per poterlo fare, ma vi spiega che nella pratica... Difficilissimo. Ragazzi, approfitto, giusto, mi ero dimenticato di dirlo. Se avete appunto dei commenti, delle domande da farci, potete andare sul canale Telegram in Tales Herald e lasciare un commento audio di massimo un minuto proprio a risposta sotto al messaggio. Così poi qua e là ce le guardiamo. Intanto, chi cazzo è che mi chiama? Scusate un attimo.
il Mao. E... poi ti spiego. E niente, appunto, stavo dicendo, se volete appunto farci delle domande, ce le potete fare tranquillamente qua. Intanto ringrazio Marco Mario, Marco Chie, Sbini, anche Valerio. Grazie mille, ragazzi. La faccia di mezzo. E niente, play. A mano di sicuro non è stato fatto. A magia lui usa in maniera impropria i termini magici perché non la conosce, però dice o hanno lanciato un raggio magico e l'hanno tenuto così per... se no, non saprei. Io prendo un pezzo di foglio e traccio esattamente il diametro del cerchio per saperne la misura esatta. Sì, lo fai. Lo piego, lo metto nel mio taccuino e lo infilo. Fatto. Do un'occhiata al resto della stanza, cerco di vedere se riesco a notare qualcosa che non avevo notato prima. Fammi un altro tiro su indagare. 14. Non ti sembra di perderti nulla. Tutto quello che c'era in giro è sul tavolo, tendenzialmente. Ma è stata una cosa molto interessante. Ha detto che Galio usa dei termini magici in maniera impropria perché non è un mago, no? Sì. Questo, se vogliamo leggere fra le righe o annusare un po' di scoregge, potrebbe farci intuire che le persone comuni, quindi, sono particolarmente ignoranti in termini di magia. Il che ci sta, ma tu hai avuto questo percepito da Luxasta, cioè la magia è una cosa non sconosciuta, ma che se non ci metti le mani sei abbastanza ignorante. La vedo esattamente come la medicina o l'ingegneria. È un qualcosa tipo tu sai che cos'è un attack, sai che per se qualcuno sta affogando devi fargli la respirazione bocca a bocca e togliergli l'acqua dei polmoni. Ma se ti dico che bisogna fare un'estrazione del midollo spinale per controllare una chemioterapia, bla bla bla, cioè determinate cose molto più specifiche, quelle non le sai, perché non abbiamo mai studiato medicina. Essendo l'approccio alla magia molto vicino a un approccio scientifico, nel senso per quantità di studi, per competenze, per tempo che si deve passare per padroneggiare quella cosa, ci sta, cioè io la vedo molto così. Sì, sì, sì. Una persona comune che non ha... cioè, anche Galjit è naturalmente magico, essendo un elfo. Okay. Ma me lo gioco come non è un qualcosa su cui mi sono mai interessato, perché mio padre non era un mago. Tutte le persone con cui ho avuto a che fare erano per lo più mercenari e uomini di spada. Non ho mai avuto modo di esplorare o approfondire il mio percorso arcano. Quindi, sì... quello che so, lo so per via di le persone con cui lavoravo nella Dramatis o simili, che erano arcanisti, e io per miei cazzi ho voluto informarmi di più. Come quando dico, so che c'è un incantesimo inviare, so che c'è un incantesimo che mi permette di fare questo. Gian Andrea sa che quell'incantesimo è un incantesimo di livello 3 che si chiama inviare. Galjit sa soltanto che esiste questo incantesimo e sa che cosa fa. Ok, quindi in termini tecnici diciamo... Luxastra non è un high magic, è un mid magic. Sì, esatto, non è un high fantasy. La magia, diciamo che... c'è, ma non è preponderante, non è sotto gli occhi di tutti e non tutti saprebbero dirti delle cose sfiziose al riguardo. No, ma... gli edifici non li costruisci con la magia, ci sono i muratori che li costruiscono. Sì. A meno che magari non ci sia, che cazzo ne so, io sono un grande arcanista e allora sì, me lo costruisco per i cazzi miei. Però è... allo stesso modo, hai un'azienda, cioè tipo, io ho un'azienda per costruire case, non chiamo un'altra azienda, utilizzo la mia. Certo. Io sono un doppiatore, doppiare per dire, non è una cosa che sanno fare tutti. Tutti sanno come si parla, tutti conoscono il mondo del doppiaggio, ma non sanno come si fa, non sanno che cos'è la recitazione microfonica, quali sono le tecniche che bisogna usare. Quindi tu puoi... metterti a registrare tu un audiolibro, ma il tuo risultato sarebbe ovviamente inferiore al mio. Non perché Samu è uno stronzo, ma perché io ci ho passato anni a lavorarci. Quindi io potrei fare un audiolibro serenamente, tu meno, ovviamente. È lo stesso discorso per la magia. Sì, sì, sì. Tu magari hai appena iniziato ad annusare e dici sì, adesso utilizzo la magia e costruisco la casa. Ed è una merda. Io che sono un arcanista di alto livello posso farlo così, ma magari non lo faccio per chiunque, lo faccio soltanto per chi mi paga bene. La vedo molto capitalista questa cosa. Rispondo a Biolock. Biolock, ciao! Mi permetto perché bazzica sempre anche le mie live, quindi... perché lui dice anche negli high fantasy ci sta che il popolo medio non sappia nulla di magia. Secondo me, nel senso nulla no. Cioè ti faccio un esempio proprio banale.
Persino i bambini all'inizio del Signore degli Anelli, i bambini vanno da Gandalf a chiedergli di fare i trucchetti con le magie, perché sanno che lui sa fare le cose belle. Sì, ma anche, ma secondo me non è diverso qua. La gente sa che esiste la magia, la gente sa che ci sono gli arcanisti, la gente sa che la magia è capace di fare grandi cose. Ma dal sapere che esiste, al sapere come funziona e sapere in quanti rami cioè è una conoscenza. È un'altra cosa, sì. Come dire, tu conosci tutte quante le scuole, tutte quante le specializzazioni di un medico? No, ti vengono magari in mente l'ortopedico, il dermatologo, il chirurgo. E poi? Invece uno che ha studiato medicina sa tutte quante le divisioni. Ah, mio padre è un otorinolaringoiatra e anche se si è specializzato su orecchi, naso, bocca, comunque sa. Io non ho mai conosciuto il mio medico di famiglia, mai. Io andavo dai miei genitori e anche se non era la loro competenza, io gli dicevo: mamma, ho fatto un incidente col monopattino e mi fa male il polso. Probabilmente potrebbe essere una frattura del metacarpo oppure potrebbe essere un danno al radio. Vai a farti esaminare. Era un danno al radio, capisci? E quel tipo di conoscenza. Se io vengo da te e dico: ah, sono caduto il monopattino e mi fa male la mano, tu mi dici: potresti esserti rotto qualcosa, ma non sai quale delle 6.000, non sono 6.000, grazie al cielo, ossa in questa zona potrebbe essere, soltanto in base al movimento che io compio. Mia madre invece le ho fatto una videochiamata, le ho detto: guarda, se faccio così mi fa male, se faccio così mi fa male, se faccio così non mi fa male. E lei lì, da quello ha capito, tu no. Tutto qua è una questione di conoscenza approfondita o meno. Due banchieri. Stanchi. Uno stanco, l'altro irritato. L'altro è veramente sull'orlo di una crisi di nervi. L'umano invece in questo momento lo vedete che... Catatonico? Sì. Vado io verso il catatonico. Gli do uno spintino, ma non da farlo cadere. Sì. Spintino così, dicendogli: tutto a posto? Sì. Va tutto bene? Sì. Sì. Non sì. Mi sembra. Meravigliosamente. È un po' esaurito, vero? Lo sa. Sì. Mi riavvicino a Galio. Beh, direi che la lasceremo qui a lavorare, Galio. Qualsiasi cosa riesce a farci sapere di più su questo cratere, il buco o qualsiasi altra cosa, la riferisca al signor Falco e lui farà in modo di farla pervenire a noi. Sì, sicuramente. Ha avuto modo di riflettere sul taccuino? Ribadisco, se volete prendere le ultime pagine ve le posso cedere tranquillamente, ma sul menomarmi il taccuino no, mi spiace. Su quello è sua proprietà, non voglio rovinarvela. Tiro fuori il coltello, taglio sì le pagine, ma in più cerco di tagliare anche proprio le pagine strappate, come se prendessi allora, fai conto che fai conto che le pagine strappate non c'è proprio un filino, c'è un pezzo abbastanza ciccione, quindi riesci a farlo senza neanche dover troppo allargarlo. Ragazzi, dovremmo parlare un attimino. Dobbiamo andare in locanda, tanto. Richiudo il taccuino, io lo porgo a Galio. Miles, noi torneremo in locanda. Ci ritroviamo con gli altri e vediamo che cosa fare adesso. Va bene, rimarrò con lui un altro paio. Grazie mille. A dopo. Ragazzi. Cambio scena. Sei assieme ai bambini che ti stanno indicando l'orfanotrofio. Allora, io ho i due halfling piccolini per mano e do uno sguardo al... E Doug? Non c'ha la mano più grande della mia. E do uno sguardo all'altro e mi dirigo verso l'orfanotrofio. Ma voi avete il permesso di uscire dall'orfanotrofio? Vedi che Doug sta per aprire la bocca, ma gli arriva una gomitata all'altezza dell'ombelico. Sì. Non devo tirare per capire che stanno mentendo. E dove siete andati? Dove dovevate andare? Ok, non ha importanza. Venite e li prendo e li riporto. Ma guarda, quello non è il tuo amico strano? Gli tengo la mano. Mi volto. Vai. Tirami su forza. Basta. Forza di tu. 14. Ok, la femmina si sfila come un'anguilla, tipo spinge Doug e corrono via. L'altro invece fa... E ti rimane appeso lì così. Ehi, venite qui! Sono andati, prendo la bambina e la... Il bambino? Il bambino. Andiamo! No! Andiamo! Mi rapisce! Non aiuto, ti sto rapendo! Aiuto! Non ti sto... Stai zitto! Vedi che c'è una signora anziana che si gira e ti guarda, tipo... Ah, mi sta rapendo! Aiuto, signora! Lo trascino verso l'orfanotrofio, apro la porta e entro. C'è qualcuno lì? Sì, vedi, una signora anziana che appena
ti vede, tipo scatta, viene dritta verso di te. Mi scusi, signora, ho riportato questo... Sì, questo birbante lo prende per un orecchio. Vieni qui, te, veste che non sei altro. Grazie, l'ha disturbata? No, non mi ha disturbata, però c'erano... Chiedi scusa. Non ho sentito. No, signora, non è necessario. No, no, è necessario. Ha visto per caso anche un'altra quei codini rossi? Sono fratelli? No, è la capobanda, quell'altra di scherzo. Sì, li abbiamo visti, però purtroppo mi sono sfuggiti. C'era anche un orco e un... Oh, Douglas. Purtroppo non so dove sono andati. Douglas. Che anima, Douglas. E che questi briganti ormai sanno esattamente ogni angolo del nostro orfanotrofio, quindi fanno il bello e il cattivo tempo, vero Colt? Muto. Mi inginocchio verso il bambino e gli dico: lo hai sentito il messaggio dell'altra notte? Ti guarda. Quello che diceva che tra 7 giorni sarebbero venuti ad attaccare questa città. Questa città è pericolosa, non dovete andare in giro da soli. Fai più attenzione. Mi rivolgo di nuovo verso la tizia dell'orfanotrofio. Che cosa ne sarà di questo posto quando... Beh, noi faremo di tutto per riuscire a far scappare i ragazzi. Colt, vai con gli altri. Forza, vai a giocare con gli altri. E ringrazia la signorina Gentile. Vedi che lui, grazie. E riferisci la stessa cosa ai tuoi amici. Ti fa segno di uscire un attimo. Uscite, le accosta la porta. E purtroppo la situazione è un po' difficile. I ragazzi del nostro orfanotrofio sono tanti e stiamo tentando di prendere un carro per riuscire a portarli via, ma meno male che il signor Cedes ci sta aiutando in questo momento, altrimenti non so neanche alla mia veneranda età cosa potrei fare per questi ragazzi. Quindi riuscirete a farli evacuare da questa città? Dove li porterete? La città più vicina, probabilmente, sperando che abbiano un posto dove accoglierci. E il sindaco questo lo sa? Il sindaco è una persona molto impegnata, con degli interessi che discostano da... quelli comuni, per così dire. In sostanza, i bambini di questo orfanotrofio sono meno importanti. Signor Cedes e Neronis. In questo momento, per tutta la cittadinanza, la cosa più importante essere. È difendere la città stessa. Proverò a parlare con lui. Che non so il cognome di Neronis, infatti. Non so quanto troviamo al volo. Che problema c'è? Facciamo così. Luxastrawiki. Neronis. Vediamo se... Neronis non ha un cognome per adesso. No. Potrebbe essere Neronis Caedes, ma non ci è dato saperlo. Non salterei a conclusioni affrettate. È possibile, molto possibile, ma... per fortuna... ma spero che ne abbia... A meno che Matt non l'abbia... Lei stia attenta con questi bambini. Matt non l'abbia confermato in un live. Piacere, io sono Clotilde. Piacere. E ti dà una carezza materna. L'ha confermato Matt in live, sì. Beh, ok. Ti auguro buona giornata. Allora. Altrettanto. Allora, che sia aggiornata la wiki. Verso la zona in cui ero prima, guardando un occhio, vedere se trovo gli altri bambini. Percezione. C'è un lancio lunghissimo. 8 più 5. No, non vedi Monelli, ma vedi la scimmietta che è in mezzo al piazza che si sta guardando intorno. Ah, scimmietta! Scimmietta! Dov'è An? Questo è dov'è An, esatto. Ah, ok, sì. E vedi che corre, che inizia a trottare verso... Lo seguo. Ok, ho un linguaggio di gesticolo molto con la... migliore di quello di Dalia. Molto migliore di quello di Dalia. Stavi chiacchierando, sostanzialmente. Avrei atteso Dalia, quindi... Perfetto, allora, mentre stavate chiacchierando, mentre facevi domande un po' a caso, finché ad un certo punto non senti che... qualcosa ti si fionda contro la schiena. Mi giro. Ed è la tua scimmietta. Ah, e dov'è Dalia? Entro. Permesso? Oh, finalmente... Potrei fare la stessa domanda a te, Anna. C'erano i bambini che sono caduti e si sono fatti male. Chi se ne portati fregane? Dove erano? Per caso avresti una moneta d'argento da prestarmi? No. C'è qualcos'altro che posso dare al posto di una moneta d'argento? Posso offrire dei servigi? Posso... Lo guardo con offrire dei servigi. Non hai denaro, Anna? No, non ho un cazzo. Letteralmente? Letteralmente non ho un cazzo. Grattandomi la cloaca. Guardo dentro la mia borsa, ma tanto so che non ho soldi. E se mettessimo tutto nel conto del sindaco? Sceriffo.
Sceriffo. E tiro fuori il documento. In quanto collaboratore del vice sceriffo, pretendo del vischio. E può metterlo nel suo conto? Ah, ecco. Sì. Va bene, quanto? Quanto ce n'ha? Quanto te ne serve, quanto Anna? Ce n'ha? Beh, più ne ho, meglio è per tutti. Una cassa. Grazie. No, sì, Ratane, grazie. Posso vedere questa cassa? No. Va bene un barattolino, un piccolo sacchetto. Una manciata va bene. Mi fa una saccoccia di 30 foglie. Minchia. Cos'è che ti serve? Non lo vuoi sapere. Grazie mille, signor. Berion va al parco. Sì. Ti serve qualcos'altro, Anna? No, torniamo alla locanda? Sì, sì, la ringrazio. Per lui proprio, certo. Mentre la figlia... È stato un piacere avervi come clienti, speriamo di rivederci. Piacere mio. Arrivederci, grazie. Buona giornata. Sull'uscio della porta tiro fuori una foglia di vischio. Solo di suo. Credo sì, sia solo di suo. E appaiono nella mia mano 10 bacche. Le metto nella tasca. Ce la scimmietta che... A cosa servono? Sono delle bacche benefiche. Segnati 9 bacche. Perché? Una scimmietta. Segnati 8 bacche. Segnati 8 bacche. Scimmietta. Ti sei voltato un attimo, arriva Jackie. Esatto. E vedi che anche Jackie... Ok, ne sono rimaste 8 e sono molto importanti. Questi due coglioni hanno appena... Non dare del coglione al mio uccello. Segnati 7 bacche. Davvero? No, no, no. All'ottava io le ho intascate, vaffanculo. Ti è piaciuta, Jackie? Vuoi farle soltanto con una foglia? Sì, ecco, il fatto è che queste bacche possono essere molto utili in battaglia. Oltre a riempire completamente lo stomaco per un'intera giornata, possono ristorare delle ferite. Quindi allora non devo più darti da mangiare per oggi. Eh già, non è il caso. Dire, vola via. Beh, hai un sacco di foglie, potrei rifarne. Una volta al giorno. Ok, andiamo. Prima arrivate Dahlia e Han e poi tutti gli altri. Prima di sedermi al tavolo mi avvicino al bancone. Posso avere una fettina? Certo. Grazie. Un po' al sangue. Mi avvicino, e torno al a sedermi. Mi avvicino al bancone del brandy. Grazie. Ti mette la bottiglia. Serviti. E io mi riempio la fiasca di nascosto e poi mi riempio il drink e mi giro appoggiando i gomiti sul bancone, dando lo sguardo alla locanda. E mi accendo una sigaretta. Sono da anni prima Berion va al parco, ha perso le elezioni comunali contro Amiluminis per pochi voti. Una voce alla cucina. Oh, dai, prepara una fetta di carne. Voi altri? Tutto il vino che hai. Tutto? Vabbè, insomma. Rai, parecchio, Devi rimanere lucido, dobbiamo parlare, dobbiamo discutere adesso. Sono lucido. Guarda, c'ho qui un Fauci di Drago del 4.30. No. Io perché nel 4.30, in Borgogna, è stato rovinato... è stato rovinato tutto il raccolto. E quindi io ti propongo un Fauci di Merlo del 35. Va bene, e te lo serve. Allora... Con calma. Se non si fosse capito, a metà del vino non gliene fregava un cazzo. Zero. È lo stesso vino, coglione! Infatti. Vuoi anche un po' di arista? Io prendo, mi alzo e vado davanti a Render proprio. Ok. Gagi, ti raggiungi? Leto? Okay. Dopo la copertina, dai, Leto. Cosa? No, no, non c'entra la copertina. Io mi passo una mano tra i capelli e mi avvio. Sono seduto a fianco ad Ann e ordino... scusatemi. Ann? Ann? Ho fatto tipo Naruto. No, sono seduto a fianco a Dahlia e ho ordinato del surcalis e degli scarti di carne che non vengono utilizzati in cucina. Crudi o cotti? Crudi. Lo stomaco è il tuo. Allora? Allora dobbiamo parlare di quello che abbiamo... Leto, ti dispiace? Cosa? Siamo andati appunto a parlare con il... Da Galio. Galio è il folle dell'altra mattina. Sta bene. Sta bene, sì. Riacquisito conoscenza. Abbiamo scoperto che è un geologo e aveva degli strani disegni sul suo diario in una parte che a quanto pare è stata strappata via. C'era questo simbolo e lo faccio vedere agli altri. Per chi vuole riconoscerlo, fatemi un tiro... Storia? Religione? Atletica? Saggezza. Ah, ecco. 13. 14. 6. 13. 6. 22. Che ha fatto sopra 15? Solo lui. Io sopra 20, peraltro. Sì, quello che coglie la tua attenzione non è tanto il simbolo in sé, quanto che ci sia un occhio al centro. Perché l'occhio compare anche negli antichi linguaggi. Tipo quelli che c'erano sull'arazzo. Rune, robe del genere. Ah. Poi, secondo te, le rune. Perché Matt ha chiesto un tiro di saggezza? Così, generico. Allora, Matt, quando... investigare... Saggezza. Allora, Matt, quando
Non c'è un'abilità che risponde, diciamo, alle sue esigenze. Uh-huh. Scherzavo con i ragazzi di Divinity Nation che 3.5 e in Pathfinder c'erano molte più abilità. Sì, sì, sì. Sì, molte inutili, tipo utilizzare corde. Però a volte ti manca il conoscenze, esatto, di qua, conoscenze, conoscenze quello, conoscenze questo, utilizzare oggetti magici, valutare. E quando Matt non sa esattamente su che cosa puntare, perché magari dice sì, ma non è esattamente questo, preferisce andare su un semplice saggezza. Ok. Eccetera. Non sa interpretarle. No, le conosci. Cavalcare. Non sa interpretarle o leggere. Dopo averlo osservato un pochino, sai, mi viene in mente qualcosa. Adesso non sono così sicuro, ma l'occhio al centro. Generalmente è simbolo utilizzato abbastanza spesso. È possibile che io l'abbia visto anche sull'arazzo l'altra sera. Sull'arazzo? Quello della chiesa? Controllo il disegno dell'arazzo. Arazzo. Arazzo. Effettivamente notate che nelle rune che ci sono nei vari cubi non c'è mai questo simbolo, questo specifico, però notate che in alcune rune ci sono degli occhi. Eccolo lì, vedete? Sul disegno di Anne? Sì. Anne, che schifo, però togli il grasso delle mani. Sei sicuro che sia grasso? Qui ce n'è uno, anche forse qui, non so se... Riconosco queste rune, cosa c'è scritto? Tu ti tiro 20 e aggiungi saggezza. 15. Potresti riuscire a interpretarli, però in questo momento forse la stanchezza, forse è la fatica della giornata, non ti sono totalmente alieni. Se ti metti lì concentrato ce la fai a leggerla, però adesso... Ragazzi, io credo di ricordare questa scrittura, credo di saper leggere queste rune, però... Cosa? Ricordare quella scrittura? Sì, io non so se ci avete fatto caso. È vero che non ricordo nulla del mio passato, però alcune cose... Vengono spontanee. Alcune cose me le ricordo. Già le quella sai. È la scrittura antica. Come sì. Gli incantesimi. Sì. Parliamo di centinaia di anni fa per quella roba lì. Non è possibile che tu possa ricordartela. Fate conto che nemmeno Galgit sa cosa sia quella scrittura. Come faceva quel geologo a saperla? Stiamo accavallando le cose. Lui non sa l'antica scrittura. No. Lui semplicemente ha scritto tra tante cose sul suo taccuino quel simbolo. Ragazzi, scusate, piccola parentesi per fare in modo che non vi confondiate. In mezzo a quelle rune non c'è mai stato il simbolo che c'era sul diario. Poi, detto questo, simili, punto, via. Sono simili. Sono simili. Là. Non è detto che ci sia tutto l'alfabeto runico. Certo. Però potresti dire che vengono dallo stesso ceppo. Stiamo confondendo prove su argomenti diversi. Galio semplicemente non ha memoria delle ultime settimane. No, e ha detto di aver visto qualcuno con gli occhi color indaco. Cosa che ci interessa. Probabilmente quel qualcuno ha preso Galio, lo ha fatto lavorare su qualche cosa o lo ha portato da qualche parte con una sorta di dominazione mentale, suppongo. Oppure... è andato di sua spontanea volontà e poi gli ha cancellato i ricordi, ma quello che abbiamo visto scritto sul suo taccuino era troppo confusionario, non sembrava in sé. Frammentato, si parlava di paura. Quando sento ancora la parola indaco, tipo, spingo le mani, mi spingo sul tavolo, metto giù le mani di trangugio, quella merda che mi ha dato tuono, e dico, buon ragazzi, quando avete finito di fare i piccoli detective, tenetemi aggiornato. Scusa, ma quindi che conoscenza ha Galgit? Quanta intelligenza ha, se si può sapere? Insomma, quanto è grande il suo bagaglio culturale? Si può dire che ha una cultura generale abbastanza vasta, ha un punteggio di intelligenza che dovrei andare a controllare sulla scheda perché non me lo ricordo, ma non è specializzato in niente, non è specializzato nell'arcano, né nella storia, né nella geografia. È un uomo di mondo e quindi ha una conoscenza abbastanza vasta, ma poco più che superficiale. Senso? Sì. E... prendo e vado a dormire. Ma che cosa stai facendo? Ma va benissimo, Rendar. Proprio... va benissimo, sì. Rendar. Fate che l'ora di cena, quindi se vuoi puoi andare a dormire. Fatto. Ma che cazzo di problemi ha quel mezz'elfo? Ma anche prima che gli prende. Prima quando? Ah, mentre stavamo andando a parlare con il Bennett. Sì, era molto scontroso. Mi sembra di intuire che sia cambiato da... quando abbiamo sentito il rombo del tuono, diceva di aver sentito del sangue o cose del genere. Anch'io ho avuto una visione strana. Gli avrà suscitato qualcosa. Vabbè, abbiamo cose più importanti in questo momento. Decisamente. Avete scoperto qualcos'altro?
Gli elfi della Maceria erano nella banca probabilmente per cercare uno dei cristalli che ha al collo Leto e Rendar. Oppure questo. Hanno distrutto tutto. Ma perché distruggerli? Non volevano distruggerli. Secondo me volevano testarli. Evidentemente sono indistruttibili o magari hanno un altro tipo di magia che può metterli alla prova e se non è quello vengono distrutti. A cosa servono? Non ho la minima idea. Ma prima ancora di a cosa servono, credo sia arrivato il momento che ci racconti a te esattamente come ne siete entrati in possesso. Sono d'accordo. Non ho molto voglia di. Siamo in un luogo più che altro. In questo momento vi basti sapere che non l'ho rubato. È stata abbastanza una cosa fortuita. Queste informazioni potrebbero essere molto utili per le indagini. Sì, per cosa? Fino a che non so il contenuto delle informazioni, non te lo so dire. Lo posso dire qui? Possiamo andare in un posto più privato? Faccio un cenno agli altri di seguirmi. Mi sposto verso il tavolo più vicino al camino, prendo un ciocco e lo butto lì dentro per farlo sfrigolare un po' di più in modo che faccia più crepitii e copra un po' di più le nostre voci. Non c'è nessuno okay. In locanda, a parte noi, giusto? No, in questo momento ci siete soltanto voi e tu. Tuono. Vabbè, c'è sicuramente qualcuno in cucina. Sì, probabilmente Vanica. Ci ok, siamo in un luogo un attimino più appartato. Posso fidarmi di voi? Potrei dirti di sì e potrei sì, dirti Zaxi, no. Comunque dovrei prendere tu la scelta. Han? In questo momento per me voi siete gli unici amici che ho. Allora, ve lo posso dire. Scusa. Sento proprio un tubo, alza la voce. Avete presente l'arazzo? Abbiamo visto che c'erano tante creature, degli dèi forse? Credo di averne liberato uno. Aspetta, mi stai dicendo che hai liberato una divinità? Mi sa di sì. Una divinità? Già. Beh, dovresti essere contento, no? Non è che sono contento, cioè è impossibile come cosa. Ma è successo. Ma cosa stai dicendo? È questo quello che ti aveva chiesto il Recorvo? No, è successo. Ho toccato un cristallo con il mio cristallo. Che era simile a quello di... Era simile sì. E si è svegliato questo. Allora, Shiran, da capo. Dove? Quando? A casa mia. Ok. E casa tua sta dove? Molto lontano. Ho girato in lungo e largo. È una foresta. Ce ne sono tante di foreste, Shiran. Prendo il disegno dell'arazzo. Esattamente in che punto di Luxastra si trova? Da Felairas. E dov'è Felairas? Non lo so. È qua. Sì, lo so. Quindi vieni da est. Sì, Felairas. Mm. Calanchi delle Picche è la regione. Attorno alla stella Sette Punte ci sono appunto le divinità. La divinità che punta quella punta dove è presente Felairas. Che è questa. Sai per caso se la divinità che hai liberato somigliava a questa volpe? Sì, è lui. Leto, tu che sei un esperto di religioni, come si chiama questa divinità? Mettiamola in questi termini. Per un uomo di chiesa, queste sono favolette. Esatto. I dei sono i venti. Fine. Basta. Quello che c'era prima sono leggende, favolette, quindi... Per quanto abbia studiato, non ti so dire con precisione né i nomi né in realtà le caratteristiche. Sì, esatto, Cagliostro. Nel frattempo, mentre noi indaghiamo, facciamo investighini, Andros e Matt si scrivevano via WhatsApp su che cosa stava facendo Rendar in quel durante, in modo che noi non ce ne accorgessimo. E Matt ci dà gli input solo in determinati momenti. Secondo te, con un pizzico più di, come si può dire, esperienza, di gruppo coeso, di gioco comune al tavolo, oggi evitereste questa cosa? Cioè, allora, non utilizziamo più WhatsApp. Esatto, quello. Però non nascondo che è stato figo il dove cazzo è finito Rendar. Cioè, quello lì okay, cioè, è stato un bel... Sì, è stato un bel twist, è stato un bel... Che cazzo vuol dire che non è nella sua stanza? Cioè, a Galgit non gliene fregava niente, Rendar poteva andare a morire dietro un angolo per quanto lo riguardava. E, però, per me giocatore, ho detto, ah, figo, ok. Oggi non lo ripeteremmo, non così almeno, perché... A parte perché i cellulari causano interferenze con i microfoni, ma anche perché... è brutto vedere una persona china sul cellulare e il master che sta al cellulare. Magari è una cosa che piuttosto si va a parlare con il master nelle pause tra sessioni. Esatto. Dici, guarda, farò questa cosa. Queste figure. Iniziava con la R. Ras al Ghul. Com'è possibile? Sei un uomo di chiesa, dovresti conoscere le divinità. Rasmodianas. Ok. Rasmonidianas. Era giusto? Sì, bravo. Infatti, no, non è vero niente. No, infatti è... Ha mentito. Ma perché ci sta che comunque un nome complesso, lei comunque qui si sta parlando di 2 anni dopo il suo prologo.
È la prima volta che menzionava Rasmonidianas da quando l'ha incontrato la prima volta. Ci sta che non te lo ricordi come si deve. Sentiamo un attimo un audio mandato da ogni tuo Dinko. Perché non... l'hai mandato vuoto, Ornitorinco. Cioè, è letteralmente 1:13 di audio vuoto. Beh, non male. Ho sentito di peggio. Riprovaci. Già le divinità sono 20, ma in più ci sono tantissimi altri culti non riconosciuti dalla Chiesa. Luxastra non è nata ieri. Tutti, tranne Sheeran, sentite che sul retro della locanda c'è un rumore. Vado a dare un'occhiata. Che cosa? Sentito qualcosa fuori. Tutti, intanto, dammi un attimo il disegno della razza. Tiro su percezione, che è stato tagliato. Ah, no, ok, ok. Guardo le altre punte. Tu sei andato, quindi? Io vado, mi avvicino al bancone, guardando a tuono. Mm-hmm. Sentito qualcosa? Sì, mi è sembrato di sentire qualcosa, però sul retro ci sono il carro di Lucius e i suoi ragazzi. Un po' tardino per lavorare, vado a dare un'occhiata. Mi avvio fuori tenendo gli occhi aperti, cercando di capire da dove venisse il rumore e evitare di farmi piantare un coltello nella schiena per qualsiasi evenienza. Percepazio? Percepizio. 11. Ti guardi intorno, effettivamente c'è il carro di Lucius. Vedi una finestra aperta, ma per il resto... Ah sì, possibilissimo, era percezione passiva, Cagliostro. Serenamente poteva essere quello. Vabbè, sì. No, non mi ricordo. Però Chiamet l'ha detto troppo... Chiude, torna al tavolo. Con certezza. Tanto che ho fatto questa cosa, sai da dove vieni, immagino, no? Sei percezione passiva, efficace del cervello, mi sembra un po'... Sì, Callias. Callias? Non mi ricordo. Callias. È vicino al mare. Cresta del firmamento, in basso, a sinistra. Mi giro verso Galgit che arriva. Tu, Galgit, da dove vieni? Taris. E dov'è? La punta a ovest, confine crepuscolare. Vai a vedere che alla fine veniamo tutti da... punte diverse. Tu potresti venire da qua o da qua? Beh, io so che sono stato ritrovato in una palude della Conca Verde, ma non so dov'è la Conca Verde. È qua, guarda. Nord-est. Gli indico sulla mappa. Dite che questo ha un senso? Certo che ha un senso. Non è singolare che ognuno di noi venga da un posto all'estremità. E fatemi indovinare, nessuno di noi viene da nord. Magari... Serendar. Sarebbe una coincidenza strana se tutti noi venissimo da una punta diversa, ma nessuna dalla punta del Corvo. E salgo le scale per andare verso Render. Tête à tête privato. Arrivi, scale. Apro. Vabbè. La finestra è spalancata e Render non c'è. Dun, dun, dun. Ok, entro nella stanza. Vado in bagno, vado nel bagno comune. Render! Stai facendo... la cacca? Non mi chiamo Render, ma la cacca la sto facendo io. Un po' disturbato, vabbè. Niente, buona continuazione. Grazie anche a te. E mi allontano nel corridoio, scendo le scale. Io non voglio sapere più niente di questa cosa. Arrivo al tavolo. Ragazzi, dov'è Render? Abbiamo un problema, non c'era. Non era in camera sua. Vabbè, non ho controllato le camere nostre, però non credo fosse lì, non era neanche in bagno. Dove cavolo è andato? E la finestra era spalancata, evidentemente è andato da qualche parte in giro. Ok, è adulto e... Sì, Gadget, ma è tutto il giorno. È adulto. Che è strano, si comporta in modo strano. Esatto. E poi ha uno di quei cristalli. È vero. Di capire che sono abbastanza importanti. Dobbiamo ritrovarlo. Finiamo il discorso, aggiorniamo loro. Non sappiamo. Cioè, adesso vi diciamo subito. Di cosa avete fatto. E poi direi che andiamo a cercarlo. Mi calo un altro drink. Siamo andati a casa del guardiacaccio. Il guardiacaccio un po' antipatico ci ha rimandato la sua figlia. Rossa Rocca, non me lo ricordo. Si chiama Mirta. Ha detto che ha una casetta nel bosco. E credo che domani in giornata potremmo andare, magari tutti insieme. Io vorrei fare una capatina anche nelle miniere. Probabilmente lì troveremo altre cose. Perché nelle miniere? Di certo da dove sono arrivati gli elfi delle macerie è da sottoterra. È da lì che sono arrivati fino alla banca. Dobbiamo recuperare una mappa magari delle miniere, così diamo un'occhiata alle entrate e vediamo se... Sì, certo. Domani lo chiederemo a Miles, così magari mentre lui cerca le carte e prepara il carro andremo nelle fondate. No, attenzione, Nikki. Non c'era qualcuno nel bagno della stanza di Render. All'interno... Bagno comune, la testa. Esatto, all'interno della... locanda del fumo aspro è un po' come fosse le case di ringhiera di Milano, quindi fila, ognuno ha la sua stanza, ma il bagno è uno e uno solo, cioè c'è un unico grande bagno comune, ogni stanza invece ha il suo, non si chiama boudoir, come si chiama il lavatoio, tipo quelle strutture con tipo la bacinella d'acqua e lo specchio, come si chiamano? Non sono i boudoir, non lo so, come si chiamano? Hanno un nome francese.
Non è il bidet. Un bagno per domani tutti. Bidet. Il tinozzo. Boussoir. La toilette. Forse toilette è la cosa più è corretta. La toiletta, sì. La pétineuse. Il pissoir. Il coso. Le chaison. Francesi. Foresta. Quindi preparatevi domani mattina perché sarà una giornata lunga. Va bene. Adesso direi che potremmo andare a cercare Amber. Sì, dovremmo. Io mi alzo. Io prendo la carne che non ho mangiato. Avevo intenzione di intascarmela. Le tiro una mandorla. Che schifo. No, questo non ci servirà. Lo intasco. Bevo il surcalis, sono stato un fiato. Faccio due passi indietro. Tiro salvezza su costituzione. È perché comunque non hai mangiato la carne. Se stomaco vuoto. Anch'io. 16. Reggi il colpo. Che culo. Non è neanche particolare fastidio. Vado su al piano di sopra. Ok. Allora, mentre state uscendo vedete Galgit che sale. Voi quattro uscite, Galgit sale. Rendar arriva in chiesa. Tu sei matto! Io già li avevo capito. La navata centrale è chiuso. Busso, semplicemente. E viene ad aprirti Asling, il giovane che aiuta padre Cagliano, eccetera. Buonasera. Buonasera, Asling. Ci siamo visti l'altro giorno, si ricorda? Sì. Quella aura lì, mi capacità intorno. Senta, tiro fuori il foglio dello sceriffo. Sì. Guarda, mi dispiace disturbarla a quest'ora, però stiamo facendo delle indagini in orari non proprio consueti, proprio per verificare che sia tutto a posto. E poi, inoltre, avrei bisogno di parlare con padre Cagliano. So che è tardi, però è abbastanza Grazie, Vulfila. Beh, sì, in verità, padre Cagliano non si è ancora ritirato nelle sue stanze, quindi... Prego, entri. Entro. Prego, sedetevi pure, vado a chiamare padre Cagliano. Grazie mille. Mentre sono che lì, mi siedo e prego. Qui cominciava a essere il tramonto, se non sbaglio. Okay. Sì. E niente, prego. Però non dico cosa. Asling scende giù nella cripta e dopo una decina di minuti ritorna indietro con padre Cagliano. Padre Cagliano si avvicina, si siede di fianco a te. Buonasera, fratello. Buonasera, padre Gianni. Cagliano. Come sta? Sì. Insomma. Non c'ho. In che senso si siede? Ha detto si siede a fianco a te. Menda, non è alla porta che bussasse seduto? Eh sì, Asling l'ha fatto entrare. Ha detto si accomodi un attimo, vado a chiamare padre Cagliano. Lui si è seduto su una delle panche all'interno della chiesa di Ruxtos. Oh, non sono più un giovanotto. Mi dispiace disturbarla a quest'ora. Certo. Io però ho un favore da chiederle. Sì, dica pure. Lo so che non sarà facile per lei dirmi di sì. Sono convinto che quella pietra che ci ha fatto vedere l'altro giorno sia strettamente collegata all'arrivo di Coriallus e sono convinto che questo non sia il posto più sicuro dove tenerla. Ora, io non le sto chiedendo di darmi questa pietra, però sarebbe veramente consigliabile toglierla da qui. Fammi un tiro su persuasione. 12. Porco due. Vedi, padre Cagliano, che è turbato. Figliolo, capisco assolutamente la tua posizione, ma mi sorge naturale un'altra domanda. Se fosse davvero quello l'oggetto che stanno cercando, se dovessero ottenerlo, cosa accadrebbe? Un casino. Per questo non posso permettere di allontanarlo da questo luogo sicuro. C'è il rischio di perdere una città, certo, ma magari se lo ottenessero potremmo perdere l'intero continente. Ti lascio 2 secondi per ragionarci, intanto torni. E intanto io vado a fare la pipì. Cioè, arrivo subito. Tu intrattieni chat. Sentiamo, chat. Ditemi della roba interessante, su. Poi ascoltiamo degli audio, dice. Io stavo per fare una domanda, gliela farò quando torna. Ciao, Francino mio. Il party aveva un po' di ansia. Tutto bene. Ho fame in questo momento. Io stavo per chiedere al buon Gian, secondo lui, perché Rendar e di conseguenza Andros hanno agito così. Perché si sta comportando in questo modo Andros / Rendar? A tornare alla chiesa per dirgli di togliere da solo, scagando, ma pisciando il party. Come mai? Come si sente stare dall'altra parte dello... come ci si sente a stare dall'altra parte dello schermo? Nel senso che di solito io guardo loro che giocano e questa volta sono... Ma ormai ci ho fatto l'abitudine, ormai... Cos'è questa quinta volta, una cosa del genere, che siamo qua a fare il commentary, watch e altre parole anglofone. Samu, nell'audio pure non... Ho avuto paura che non ti chiamassi Samu. Confermo tutto. Cosa?
Evidentemente c'è un vocale in cui mi chiamano Samu, ma avevo il dubbio che non fossi Samu. Allora, vediamo. Poi ti chiedo quello che ho chiesto a loro, intanto non so se... Ah, chiedimelo adesso. Allora, ti avevi chiesto, secondo te, perché Rand / Andreos hanno agito in questo modo? Quindi perché se ne va, piscia il gruppo e soprattutto perché torna in chiesa per dirgli la pietra qui non ci deve stare, non è al sicuro. Come mai questo colpo di testa? Allora, se devo provare a indovinare, era perché uno... non si fidava di noi, né gli stavamo particolarmente simpatici. Perché in effetti, se ci pensi, all'interno del gruppo... Allora, Andros si è anche portato un paio di cose dalla stagione perduta. Allì. Aggiungiamoci lo sconvolgimento della visione di lui con la gola tagliata. Esatto, no, okay. Col fianco a pezzi, no, quello che era. Io l'ho trattato a pesci in faccia tutto il tempo perché lui ha fatto un po' troppo umorismo su un Galgit non molto disposto a scherzare, non in questa fase della sua vita. Anne gli rispondeva per le rime, Dalia tranquilla, anche Shiran tranquilla, Leto anzi si era messo a disposizione, però Rendar, che comunque ha vissuto una vita abbastanza turbolenta, non aveva zero fiducia in loro e non c'era ancora il Recorvo a dargli qualche certezza. Fatto sta che abituato ad agire con pochi se non da solo, ho detto io vado, faccio quello che secondo me è la cosa più giusta. Se la rischia. Se la rischia. Comunque. E... ma secondo te lui era consapevole del rischio che stava correndo? Assolutamente no. Ha sottovalutato? Forse secondo... proprio non l'ha neanche visto arrivare. Esatto, perché comunque quando dicevo Galgit ha una cultura generale abbastanza vasta, sa che cosa vuol dire menzionare dei apocrifi, dei profani, dei apostati a un uomo dei venti, dove il vicario, tutta vicaria e la chiesa dei venti in una situazione dove proprio per proteggere il culto di ogni singola divinità si sono uniti, hanno fatto le Nazioni Unite degli Dèi, perché da soli gli dèi stavano avendo sempre meno sostegno da parte dei loro fedeli, quindi cerchiamo di stare tutti un po' meglio. La presenza, lo spiego anche in questo o nel prossimo episodio, la presenza di una possibilità di altri culti rischia soltanto di allontanare altri fedeli dalla Chiesa dei Venti. Galgit questo lo sa, Leto soprattutto questo lo sa, Rendar no. E Rendar quindi non comprende, non avverte, non può sospettare il pericolo di andare a parlare della presenza di un altro dio con cui tu hai quasi stretto un patto ed è il motivo per cui tu sei a Fatumastra, non avverte il pericolo di menzionare questa divinità a un membro della Chiesa dei Venti. Quindi, però sai che continua a risultarmi un po' ingenua come scelta, che ci può stare anche a livello di roleplay in un certo senso, perché comunque... cioè, in quella stanza ci sei stato, che ci siano dei letteralmente sicari li hai visti. Quindi non ti può non puzzare un po' comunque. Cioè, avrei capito, va bene, bella la chiesa, ma... in più, leggendo il fumetto di Rendar, dici... in più, hai vissuto quello... cioè, ci andai molto coi piedi di piombo a questo punto. Ok, piano. Ma secondo me... invece si butta proprio a capofitto. Sì, ma secondo me perché non ha motivo di... non crede che... non crede che quello che rivelerà la chiesa metterà a rischio se stesso o noi altri. Quello è il punto, una scarsa conoscenza di tutto quello che vortica in Luxastra. Ci sta che lui non sappia quasi un cazzo della chiesa, conoscendo il suo passato, e che non sappia nulla dei venti, del perché è nata la chiesa dei venti. Ci sta. Sottovaluta molto. Sì, sottovaluta molto il tutto. Non considera le varie opzioni, non considera ogni cosa, ogni possibilità. Galgit, che è molto più paranoico, invece sì. E Leto vive un conflitto nella sua seconda e terza stagione. Sì, altro che anche adesso in realtà, cioè con la cosa dell'ho liberato Asmonidia, sei un bello schiaffo. Questo discorso, gli unici che possono viverlo un po' sono Leto soprattutto, Galgit per conoscenza generale e Rendar perché ci si è cacciato. Ma Rendar fino a questo momento non ha la minima idea di quanto quello che sta andando a dire possa mettere a rischio se stesso gli altri.
In generale su D&D andare a nominare divinità illegali alle persone vicine al Pantheon ufficiale è sempre rischioso, però lui appunto non aveva esperienza di D&D. Esatto. Sì, sì, certo, e quello. Diciamo che gli è andata bene perché anche Rendar non ha conoscenza di su quella sfera. Sì, raga, avere avuto a che fare con la Chiesa e sapere perché è nata la Chiesa dei Venti, la Chiesa di Luxtos, che cosa ha cercato di fare e che quelle divinità, che per loro sono favolette, sono in realtà divinità reali, e quindi fornire una minaccia reale per il culto, quello è un altro paio di maniche. Let's go. Ah no, gli audio. Magari non è il momento giusto dove chiederlo, però la volta allo scorso episodio non ero presente. E avviene a questo punto della serie, nella stagione perduta, l'episodio che viene chiamato spesso anche Parla con la Terra, utilizzando i suoi poteri da druido di Pathfinder, subito dopo le indagini nella banca, o avviene ancora dopo? Allora, la prima volta che Anna ha utilizzato Parlare con la Terra è stato... Non mi ricordo se è stato nella banca o nelle miniere. Che le miniere sono venute prima nella stagione perduta rispetto al Bosco di Greggia. Uh-huh. Cioè prima c'è stato miniere e Bosco di Greggia, mentre invece nella seconda stagione ufficiale c'è stato prima il Bosco di Greggia e poi le miniere. Quindi... mi pare sia stato nelle miniere che ha utilizzato per la prima volta l'incantesimo di Pathfinder Parlare con la Terra, con risvolti molto interessanti. Bella Gian, bella Samu, una domanda riguardo quello che è appena successo, cioè la scelta fatta da Andros. Allora, so che magari a livello, diciamo, teorico la sua scelta è stata sbagliata perché ha deciso di fare una cosa da solo. Quindi due cose, una domanda e uno spunto. Allora, la domanda è: cosa avete pensato voi meta, sia a livello di gioco sia a livello di show, quindi cosa avrebbe potuto far conseguire questo atto? E spunto, personalmente, da persona che si stava avvicinando in quel momento ai GDR, io ho amato quell'azione perché mi ha fatto capire le potenzialità e l'apertura che offrono. Tutto qua, quindi bella, spero che stavolta si senta. Sì, stavolta si è sentito, Ornitorinco. Allora, quando l'ha fatto ho detto minchia no. Siamo spacciati. Siamo nella merda, perché quello l'ha pensato Gian, perché in alcune delle giocate pre Luxastra, quindi quando Matt ha fatto quella mini campagna dove abbiamo giocato dei personaggi, lì abbiamo scoperto determinate cose della Chiesa. E quindi io a Gian Andrea ho detto porca troia, no, che cazzo stai andando a fare? E per quanto riguarda invece Galgit, diceva... All'inizio, infatti, io me lo sto giocando molto sereno. Galgit va su adesso lo vedrete, va su nella stanza di Rendar, se la prende con molta calma, cammina, perché Galgit non poteva sapere che era andato in chiesa, che stava andando in chiesa. Quando capisce che stava andando in chiesa, la prima cosa che ha pensato Galgit è: vuole rubare la pietra, che l'aveva già menzionato, che avrebbe senso prenderla, portarla via, roba del genere. Ed è stato quello, non pensava che fosse andato lì per andare a vuotare il sacco. E infatti nell'episodio 3, poi settimana prossima lo vedremo, Galgit dice: tu sei andato a raccontare i nostri cazzi? E lui dice: ah, non ho menzionato voi. Sì, ma hai idea di... cioè, bravo, hai messo a rischio la vita di Shiran. Perché Shiran ha liberato un dio antico. Mm-hmm. E simili. Quindi è un escalation. Rendar è un bimbo grande... adulto e vaccinato, più o meno. Sono cazzi suoi, non è un problema mio. O noi è andato in chiesa, quindi ci potrei andare di mezzo anch'io se veramente vuole rubare quella pietra. Non ha rubato la pietra. Ha detto i nostri cazzi a una figura di un ordinamento che... Raga, nella Chiesa dei Venti c'è l'ordine degli esecutori. Sono i templari di Dragon Age. Se devono ammazzare qualcuno non si fanno troppi problemi. Quindi è tutto un'escalation costante. Sullo spunto... figo, non tutte le azioni devono essere calcolate, precise e giuste. Da osservatore esterno, diciamo da spettatore, quell'azione è stata figa,
perché ha aggiunto pepe, ha fatto roba intrigante. Da giocatore dico, minchia, ci hai messo nella merda. Ci hai messo nella merda e non hai ottenuto effettivamente niente. Da spettatore, invece, figo. Esattamente come la mia giocata dell'episodio 6 della prima stagione. Da spettatore, figo, bella prova d'attore, mi fa vedere proprio il sangue. Da giocatore, potevo mallearla meglio. Io rispondo solo allo spunto, perché ovviamente è la prima parte dedicata ai player. E lo spunto è interessante, secondo me, e in ottica di show ci sta, in ottica anche di spettatori ci sta, perché ti mostra il non tutto deve succedere al tempo presente, non tutto deve essere condiviso necessariamente. Non ho nessun problema sulla giocata in solitaria, anzi, secondo me, a voler proprio fare le pulci, è più valido un Andros, quindi un Randall, che si prende questo rischio, mm-hmm. e mi mette delle carte sul tavolo che hanno un peso, che non 10 minuti di Dahlia che va all'orfanotrofio, conosce la vecchia, ci parla, e i bambini, con i giocatori che sono lì fermi a guardare la scenetta della vecchietta che al momento presente poco aggiunge. Poi nulla di problematico, ovviamente, però... Non sono particolarmente d'accordo su questo punto, perché comunque poi quei bambini avranno un'importanza e un peso per Dahlia più avanti. Sì, infatti. Ma se non hai il primo momento non puoi avere l'ultimo. Chiaro. Anche i momenti più inutili e superflui, a mio avviso, se ti danno uno spunto, un'evoluzione sul PG, Dahlia fino a questo momento era semplicemente una ragazzina spaventata, con un passato burrascoso, che ha scoperto appunto di avere stretto un patto, un accordo con un dio, e che non sapeva che fare della sua vita. Questo è un richiamo all'essere, al tornare ad essere se stessa, all'essere umana, tra virgolette. E quindi piano piano dà i primi mattoni per costruire la psicologia di Dahlia. Secondo me è stato molto importante. E non... Perché infatti nella terza stagione Galgit supporta il suo volere proteggere i bambini dell'orfanotrofio, per cui alcuni, mi ricordo che alcuni quando abbiamo fatto la premiere dicevano, ma che cazzo gliene frega dell'orfanotrofio? E lì mi dicevano, ma porca puttana, non capite che è un qualcosa di importante per Dahlia? E siccome Dahlia sta avendo un'importanza per Galgit, allora lo è anche per lui. Ci sta. E quindi Galgit supporta e aiuta Dahlia per questo, cioè è disposto anche a non ottenere roba per sé pur di aiutare lei, perché rivede molto di se stesso in Dahlia. Se rivedeva un se stesso del passato in Rendar, quindi lo spaccone che non gliene frega un cazzo, che è pronto a fare quasi di tutto pur di avere salva la pellaccia, ed è un Galgit che a ripensarci odia quel vecchio se stesso, e forse è anche uno dei motivi per cui Galgit è così duro con Rendar. Ha senso. In Dahlia invece ci vede la sopravvissuta, ci vede la persona che è ancora viva quando il mondo intorno a lui è morto e non sa che cosa fare della sua vita. Quindi rivede se stesso in lei in una maniera più malinconica, uh-huh. e quindi cerca di aiutarla sperando di portarla, permetterle di aggirare alcuni degli ostacoli che lui ha, a cui è andato incontro. Infatti anche quando vanno da Riva, la ninfa, uh-huh. Galgit sarebbe stato pronto a farle 20.000 domande in più. Ma era più importante per Galgit che Riva aiutasse Dahlia, unico altro contatto con il banco, roba del genere. Era più importante per lei. E quindi tiriamo indietro i miei... Io sono in grado di risolvere i miei cazzi, Dahlia ancora no, forse. Quindi aiutiamo lei. Ok. E play. Andiamo alla locanda. Io semplicemente una volta arrivato alla sua stanza faccio un tiro di indagare. 14 più 4, 18. Sì. È decisamente saltato giù dalla finestra. Vedi sotto il punto di atterraggio. Il fuoco in finestra. È rimasta spalancata. Vedi anche una sedia che è stata spostata per fare da gradino per scavalcarla. Io guardo su. E noi siamo lì sotto. Quanto è il salto? 3 metri già ti fai male. 3-4, una roba del genere. Wow, posso fare anch'io un tiro? Non so se è sopravvivenza, ma è seguire tracce. Sopravvivenza. E io voglio fare indagare per vedere se trovo qualcosa sotto. Tipo, non so, un malleolo. 16. 18. Tu sai che da questo punto è andato verso la strada principale. Ha girato intorno ed è arrivato appunto alla via maestra. Tu hai fatto 18 con investigazione. Hai capito che dopo essere atterrato giù si è nascosto in mezzo dei cespugli che ci sono lì di fianco e poi è andato. Credo che sia andato di là. Anch'io ho visto, si è nascosto dentro questi cespugli. Non ho idea di perché, probabilmente qualcuno è passato davanti. Sì, probabilmente volevano nascondersi
Nel frattempo vabbè, non farsi vedere. Però comunque credo che sia andato. Scendo le scale. Ah, ok. Con tutta calma. Sì, sì, sì. Galgit mi sa che è andato verso la via principale. Andiamo. Fate strada. Arrivate fino alla piazza, ovviamente, senza problemi. Tiratemi di nuovo su sopravvivenza, chi vuole tentare di seguire le tracce. No. 17. Ok. 23, 20 naturale. Benissimo, benissimo. Tu, in particolare, ti accorgi di una pozzanghera che è stata appestata e delle impronte che portano verso la chiesa. Ragazzi! Mm-hmm. Ok. È andato in chiesa. In chiesa? Sì, guardate. Le tracce arrivano alla strada che va a nord e la strada che va a nord porta solo alla chiesa, non c'è nient'altro. Ma a meno che non ci sia qualcos'altro, comunque è no, ragazzi, diretto la chiesa. Da quella parte. Cosa c'è la pietra, la pietra, ragazzi. Non vorrà mica rubare la pietra. Ha sempre detto che voleva quella cavolo di pietra. Calma. Okay, è vero. Calma. Senza nemmeno parlare, ascoltare, scatto. Sta andando. Porca troia, non lo seguo. Anch'io, perché sono bassa. Corriamo tutti. Voglio. Torniamo alla chiesa. Racconto, però, comunque abbastanza stringendo, però non tralasciando il pathos, quello che mi è appena successo. Lo racconto. Il tuo prologo, quindi. Sì. Qui lo schermo va a nero, perché appunto qui era finita la giocata di Andros. Lui non si è messo a interpretare il dialogo con Padre Cagliano. Lui ha detto, io gli racconto stringendo il mio prologo, tenendo fuori questo e quello. Ok, sì. Perché non voleva che lo sapessimo noi. Però poi, a posteriori, ci siamo guardati, abbiamo guardato Andrest, però è brutto che il pubblico non lo sappia. Mm-hmm. Troviamo un modo per... E alla fine ce ne siamo venuti fuori con la prima vera scena live action della seconda stagione, che è zozza, cioè nel senso è brutta in culo, nel senso Andros è stato molto bravo, ci siamo arrangiati come siamo riusciti, abbiamo preso la grata di un termosifone, okay. Abbiamo preso le nostre candeline, abbiamo preso dei teloni, abbiamo costruito una pseudo strutturina di legno, faro puntato e io avevo delle orecchie da elfo in lattice che abbiamo messo su Andros, però non siamo truccatori, gli abbiamo infilato le orecchie lì così. Il colore della pelle sua non corrispondeva benissimo al colore della pelle delle orecchie, ma vabbè. E è stato un primo esperimento, non avevamo il tempo, non avevamo il cash per poter fare una cosa fatta un attimo meglio, però dava un qualcosa. Uh-huh. All'inizio doveva essere molto più in grande, doveva essere non nel confessionale, ma doveva essere proprio in una chiesa, e volevamo far fare Padre Cagliano ad Aldo Stella. Aldo Stella, che ha recitato con me molte volte a teatro, della voce di Guldor di Dragon Ball, la voce di Clank di Ratchet & Clank, okay. Che è mio papà, gli voglio bene ad Aldo Stella, però richiedeva molto più tempo, richiedeva un po' di cash, però, e quindi abbiamo dovuto trovare una soluzione alternativa, che è questa. Ok. Dark Souls, giusto? Padre, se mi consente, vorrei raccontarle un pezzo della mia storia. Attenzione, questo non è a copione, tutto improvvisato da Andros. D'altronde, si sa, la fiducia è basata proprio su questo, sul raccontarsi le cose. E ci ho riflettuto molto ultimamente. Ho riflettuto molto sulla mia vita, sulle mie scelte. La mia storia non è molto magica. Ho perso troppe cose, tante cose. E ora mi trovo scaraventato in questa battaglia. Una battaglia che sinceramente non volevo nemmeno io, nonostante la mia rabbia forte, potente, preponderante su qualsiasi cosa. Le voglio parlare della mia famiglia, quella che io considero ormai la mia vera famiglia. Abbiamo vissuto una vita criminale, dei contrabbandieri. Alla fine questo eravamo. Il nostro ultimo incarico era abbastanza semplice. Non faticherà a credere, insomma, che... Ecco, la mia vita non è stata proprio... retta, ecco, basata su valori o cose di questo tipo. E insomma mi sono lasciato indietro un sacco di ex signore Render. Citazione di Jurassic Park, perché sì.
è una di queste persone. Diciamo che mi ci sono fidato troppo. E il nostro ultimo incarico era abbastanza semplice. Questa persona, questa donna, ci aveva dato questa soffiata di questo cuore di sabbia, un gioiello molto importante, molto remunerativo a quanto pare, da recuperare. Beh, questa missione non è andata proprio come doveva. I miei compagni erano spariti, mio fratello, mio padre. Tutte le persone di cui mi fidavo. Mi sono ritrovato faccia a faccia con questa donna, Cassandra. Sono stato drogato e mi sono ritrovato chiuso in uno stanzino. Mi hanno fatto le peggiori cose immaginabili. Cose che, oddio, per quanto io sia finito dentro, qualche volta non mi sarei mai aspettato potessero capitare a me. Non è finita bene. Mi sono risvegliato non nel migliore dei posti. Ero in una fossa comune. I corpi, tutti quei corpi intorno a me. E tra questi anche quelli delle persone che amavo. Beh, le avevo detto che non era una storia molto magica, no? Fino a qui. Quando mi sono risvegliato in quella puzza di sangue, tra teschi, arti sparpagliati ovunque. Quelli che resti di quelli che una volta erano persone. Sono ripiombato nell'oscurità. E quando mi sono risvegliato, ero in un comodo letto. Forse troppo comodo data la situazione. Ed è in quel momento che mi è apparsa davanti una figura maestosa, ricoperta di piume nere. Da prima ho pensato ad un'allucinazione, ma non lo era. Questa figura parlava, interagiva e lo faceva con me. E allora sono arrivato. Per me è tanto dire questo, ma sono arrivato a pensare quasi che fosse un dio. O comunque qualcuno di molto importante. Ed è allora che mi è stato dato un compito. Mi è stata fatta una proposta. E mi è stato detto anche che è stata proprio questa entità, questo Dio, a salvarmi. Nonostante io non lo avessi chiesto. Ed è proprio per questo che quando mi ha proposto un'alleanza, io ho detto no. La verità però è che non so se ho fatto bene. Ed è per questo che io lo chiedo a lei. Qui, in questo luogo, in questa chiesa, che forse, e dico forse, troppo poco ho frequentato. Voglio essere una persona diversa.
Voglio... voglio cercare di rendere tutto un po' meglio. Non solo per me, ma per le persone che io amo. Padre, io non so se... se lei crederà a tutto questo. Ma di una cosa sono certo. Abbiamo tutti bisogno d'aiuto. Ok. Allora. Rispondiamo a un paio di domande. Sì, Andros ha studiato un po' di recitazione negli anni che furono. E qua ha tirato fuori il meglio che poteva. Non è stato un take unico, non è stato semplicemente un accendi la camera, tu parla. Io ero di fronte a lui a dargli un punto da guardare, io facevo le veci di Padre Cagliano e avevo una lista di punti che voleva e doveva toccare del suo prologo, di cose da dire. Quindi io memorizzavo quello che stava dicendo e dicevo ok, citami questo, parlami di questo adesso. E nel giro di nemmeno un'oretta abbiamo portato questa cosa, perché alla fine era una camera fissa e il tutto poi è stato montato da Luca. E al tavolo non ha fatto questo discorso, proprio il motivo per cui c'è questa scena è proprio perché al tavolo non aveva spiegato niente, perché tanto Matt sapeva, lui sapeva, fine. Però a posteriori ci siamo detti... però è brutto che il pubblico non sappia. Ci sta che tu abbia voluto tenere all'oscuro gli altri giocatori, ma per il pubblico è brutto. Quindi facciamo qualcosa per il pubblico ed è venuta fuori questa scena. Ma è possibile che anche gli altri personaggi facciano un discorso simile prima o poi? Beh, Arz, credo che un po' tutti i giocatori abbiano tirato fuori delle belle scene qua e là. Il dialogo tra Tommy e il piccolo del Covo negli ultimi episodi della terza stagione, Dalia con il banco, Shiran nelle sue varie scene con Rasmonidinas. Io non sta a me dire quali siano le scene migliori. A me è piaciuto molto il mio dialogo con Dalia, quando le dicevo di prevedere l'imprevedibile. Quello mi è piaciuto molto. Anche alcune di quelle con Sabaku erano molto belle, ma... non sta a me dirlo. Gian Padre Cagliano top. Sì, mi sono fatto la chierica, mi sono messo gli occhiali da Gandhi, mi sono fatto crescere i baffi per quello. Ma tutti quelli che fanno un patto con il corpo diventano warlock? No. Una situazione narrativa non per forza si deve tradurre in una situazione regolistica. Non per me. No, ma poi... anche volendo la trasporre a livello regolistico i patti con l'entità... canonicamente i patti con i diavoli, ma con entità in D&D esistono. Puoi farli e non diventi warlock. Warlock è, ok, l'entità ti appare, ti rompe in due la testa e ti dà parte del suo potere. Quello è, voi non avete parte del potere di Recorbo. Un accordo con lui è diverso. Non è che hai voglia di parlare con la voce di Cagliano dei Cinque Picchi. E quindi tu mi stai dicendo, Render, che hai fatto un patto con una divinità apostata. No, non puoi. La potenza dei venti te lo impedirebbe. Quindi è un favore senza multiclassare. Dipende che cosa si intende per favore. Magari è una condanna a morte. Ma poi perché senza multiclassare? Vuoi dell'Aquas? Gradisce dell'Aquas? La scena è stata girata one take? No, ci sono stati dei tagli? Sì, sono stati fatti vari tagli nel discorso tra me e Andros, perché sono Padre Cagliano in questo momento. Nel senso, la camera ha fatto un'unica take, ma ogni tanto Andros si fermava, gli dicevo guarda, concentrati più su questo punto adesso, e poi Luca in montaggio ha costruito tutto quanto quello che è il monologo che vedete in questi schermi. È uguale al vecchio dei Griffin. Non esattamente. Il vecchio dei Griffin, perché ha la voce di nonno Simpson, quindi ha una voce un po' più vecchia e un po' più raschiata. Sì, c'è sempre la... è un po' più delirante, tra l'altro.
Ho evocato un antico male, sì. Padre Calliano è un po' genovese, può darsi. Fatti il braccino corto. Perdono, padre, dei miei errori grammaticali. Ho mille domande da fare in un minuscolo spazio digitale. Devi fai ardere il tuo cosmo, idea. Abbiamo scavato troppo a fondo. I nani hanno scavato troppo. Piccola cazzata. Con i miei amici di Torino ogni tanto abbiamo fatto la cena del ringraziamento. Quindi prendevamo proprio il tacchino, okay, lo cucinavamo e tutto quanto. C'è stato Alex, il mio amico, che l'aveva cucinato e stava prendendo tutto il ripiano dal tacchino e faceva: i nani hanno scavato troppo in profondità. Minchia, ci siamo piegati sul tavolo da ridere. Vabbè. Questo sembrava Panoramix. Dipende con quale doppiaggio, onesto. Panoramix ha avuto più doppiatori. E andiamo a concludere questo episodio. Ultimi 10 minuti. Ovviamente, padre, quello che le ho appena detto è molto segreto. Ora capisce le mie preoccupazioni. Insomma, guarda lo sguardo di me, come è cambiato. Sto pensando come lo uccido. Seguimi. Come non lo uccido? E ti porta giù alle cripte. Ti porta davanti alla pietra. La fiducia è come un castello di carte. Ci vuole tempo, attenzione, fatica. Pausa. Per costruirlo. Matt o Calliano, dipende. Non sta facendo la voce di Calliano. Questo noi lo vediamo come Matt è molto preso e sta trascurando la voce perché o non era Matt a fare padre Calliano, era padre Calliano a fare padre Calliano. Secondo era me, una voce fintina. Secondo me la seconda che hai detto mi dà molto le vibe di The Prestige. Ti ricordi il mago, il prestigiatore cinese che vanno a vedere i due protagonisti, che camminava sempre tutto curvo, con le gambe larghe, come se avesse la gobba e roba del genere. E in realtà era solo per fare credere che lui fosse in quella posizione, ma in realtà era soltanto per non far capire che lui camminava in quel modo per poter nascondere quando sul palco teneva una giara gigante tra le ginocchia. Mi sa della stessa cosa. O come Maestro Paisel nel Trono di Spade. Maestro Paisel che parla piano, no mio signore. Ma poi quando Tywin Lannister gli fa: basta con questa pantomima, smettila. Capisco. Ah, okay, sì. Che la voce riprende un po' di pienezza, si raddrizza la schiena. Lo fa per proteggere se stesso, la sua figura. Nessuno ha da temere da un povero vecchietto che sembra Gandhi. Secondo me è la seconda. Ma poi basta anche solo un soffio, un filo di vento e crolla tutto. Non importa quanto alto sia il tuo castello, non importa quanto elaborato, ben strutturato sia. Rimane un castello di carte. La fede, a differenza del castello di carte, una volta che è radicata, è davvero difficile da terminare. Preladia, possiamo considerarla l'ultima roccaforte della fede all'interno di tutto il continente. Ma è da parecchio tempo che il vicario ci sta conducendo verso la via della salvezza. Ma prima di tutto questo c'erano altre cose, altre scuole di pensiero che tendevano più a contenere determinate minacce. Se quello che mi dici è vero, significa che il lavoro di queste persone non è stato fatto in maniera puntuale. Qualunque sia la natura dell'entità con cui tu hai parlato e con cui fortunatamente non hai fatto nessun patto, è decisamente in contrapposizione con la figura del vicario, invece. Aiutami con le mani giunte a tipo trovare shit questo corvo e faremo in modo che la pietra. Sarei preoccupatissima. Sì, 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 l'ho vista. Voi state prima correndo e nell'arco di ben poco tempo riuscite ad arrivare. Ragazzi, non creiamo caos! Sì, sì, infatti, io controllo solo la porta aperta. Chiusa. Toc, toc, toc. Nessuna risposta. Busso altre 3 volte, forte. Inizio a bussare anch'io. Metto una mano su Dalia. C'è una serratura? Sì. Tiro percezione per vedere se c'è qualcuno in giro. Ok. 15. 14 io di percezione. Ok. Non ci stai riuscendo. Sai che però se ti pigli il 20 ce la fai. Cioè, non ho il tempo di prendermi il 20. Metto una mano sulla spalla Galgit. C'è sempre un'altra porta nelle chiese che non viene utilizzata dai fedeli ma dai predicatori. Metti giù gli annesi. Ok, andiamo. E soprattutto, chi c'è in giro? Fuori
Sei abbastanza sicuro che non ci sia nessuno? Cerca di non agire così impulsivamente. Controlla prima che c'è. Abbiamo tutti quante le autorizzazioni del caso da parte dell'ufficio dello sceriffo. Non posso spiegarlo? La chiesa è una cosa diversa. Mi ci pulisco il culo con la chiesa e scatto a cercare l'altra porta. Poi io so abbastanza dove è la porta, che è dietro. Cioè, dovrebbe essere da dove si entra l'altare, sì, almeno. Sì. Dove c'è la navata centrale, dove c'è l'altare e tutto il resto, ci sono due porte sui lati. Allora io mi avvicino verso una porta e... Seguo anch'io. Anche io. Okay. Veloce. Apro piano. Chiusa. Gadget. Sarà sono... ancora più facile. Io sono già lì. 20, naturale. Mm. 20 in alto. Aperta. Oh boy. Sì, grande gadget. Apro, invece cambio scena. Lei capisce che sono abbastanza esposto in questo momento, vero? E si toglie gli occhiali, prende un fazzolettino, inizia a pulirne le lenti, si rinforca gli occhiali e si abbassa un po' il colletto alto della sua tunica. E vedi che c'è una cicatrice, non la vedi completa, ma da quello che vedi fa tutto il giro del collo. Bisogna sacrificare tante cose per portare a termine ciò che reputiamo giusto. E noi dobbiamo essere i primi fautori. Anche se costa tantissimo. Anche e soprattutto se costa tantissimo. Anche se tutti ti derideranno. Non importa, perché tu saprai di aver fatto la cosa giusta. Io ho fatto una prova di fiducia nei suoi confronti. Allo stato attuale delle cose, l'unica cosa che le posso dire è che, dato che non l'ho fatto prima, non credo di avere intenzione di farlo dopo, quel patto. Quindi già questa, da un certo punto di vista, è una risposta. Ovviamente il mio interesse, anche per i miei trascorsi personali, è quella di poter fare che tutto vada bene. Io non le posso dire adesso un sì convinto, però, insomma, ci siamo capiti. Non esattamente. Perché la situazione è semplice. O sei dalla mia parte, o non lo sei. Da una parte ci sono i venti, dall'altra le eresie. È molto difficile per chi non crede capire che cosa è giusto e che cosa è sbagliato in termini di fede, non in termini di... Io so solo quello che è giusto per me, seguendo la mia morale. Nella mia mente corrono tante cose. Tutto il prologo, prima del prologo, sì. Ancor prima. Penso a tutto ciò che non ho più e che mi provoca gioia. E penso che tutto ciò che io sto vivendo adesso non è gioia. Chiudo gli occhi, così, come i bambini, e gli dico, ok, va bene. Bene, possiamo andare allora. Io guardo un attimo intorno perché ho paura che arrivassero, tipo le cose, si vede che fisicamente sono così. No, non vedi robe strane, se non fratello Iaconos all'entrata, che ripone e mette da parte dei coltelli. Arca troia! Prego, seguimi, figliolo. Ma è tardi, non è questo certo il luogo per parlare di determinate faccende, ma sono sicuro che domani, dopo la funzione, avrai qualcosa da confessare. Io riprendo un attimo fiato, mangio la foglia e dico, certamente padre, a domani. Torniamo a voi. Quindi, chi vuole entrare furtivo, mi tiri furtività. 12. 12, ok. 24. Porca troia. Lei come passa, tu la perdi di vista. Tipo, weird flex, but ok. Tu fai per entrare e vedi niente. Rendar, che sta passeggiando con di fianco padre Cagliano lungo la navata centrale. Padre Cagliano che, boh, gli sta parlando, ma in maniera molto colloquiale, tranquilla. Arrivano fino alla porta centrale. Vedete Asling, che era lì di fianco alla porta, la apre con le chiavi. Beh, allora, buona serata, figliolo. Su questo io lentamente ritorno indietro. Allora ci vediamo domani dopo la funzione. Grazie mille. Aspetto Esco. Dalia. Ok. Ti richiudo la porta, ma non la richiudo a chiave. Via. Abbastanza in fretta. Io sto tornando indietro tranquillissimo. Io voglio allontanarmi il più in fretta possibile dalla chiesa, esatto. E arrivare con calma in locanda. Esatto. Appena siamo sufficientemente distanti dalla chiesa... Gadget, ma che cazzo è successo? Siamo entrati e ho visto semplicemente Rendar che camminava al fianco di padre Cagliano. Aslin era alla porta e l'ha aperta e l'ha lasciato entrare. Ho sentito distintamente soltanto ci vediamo domani alla funzione. Non so cosa sia successo. O è andato lì per fare un sopralluogo, oppure non... La funzione, ma Rendar neanche crede nelle divinità. Ma se il ragazzino era lì, perché non ci ha aperto la porta? Forse perché non volevano che venisse disturbato padre Cagliano mentre parlava con Rendar. Mi sembra abbastanza giusto l'osservazione. Potrebbe anche... Quella di Giulia che dice noi abbiamo bussato, se lui era lì perché non ci ha aperto. E io rispondo. Perché evidentemente Asling aveva ricevuto ordine di non fare entrare nessuno.
Simone stesse confessato per quanto ne sappiamo. Non è andato confessato. È vero, dovrebbero chiudere strano. La chiesa per questo. Questa è la cosa più strana, che non ci abbiano aperto perché... A quest'ora porte chiuse. Beh, chiediamolo a lui. Ok, ma ricordiamoci che dopo questa giornata avremo altri 6 giorni prima dell'arrivo di Corialus. Se voi vi siete fermati a fare queste chiacchiere, lui è arrivato, sei andato in camera tua o...? No, sono lì, Tuono è presente? Sì, sì, sì. Sono al bancone. Tuono? Sì. Mi hai dato una merda prima. Ma sei uno dei miei migliori. Ma non è il Surcalis. Se volevi il Surcalis, mi chiedevi il Surcalis. Come se mi chiedi un pipistrello e vuoi un piccione. Te lo versa nel calice. Me lo versa nel calice, prendo così e mi metto su una poltrona davanti al camino. Quale poltrona? Quella senza la copertina. Che devi fare il bravo. Mi bevo il mio Surcalis e dico... Buonanotte. Buonanotte. Prendo e vado su e mi chiudo dentro. Voi entrate di lì a poco. Vedo che non c'è nessuno a parte Tuono. Mi avvicino al bancone. Tu non hai visto Render? Mm-hmm, sì, era appena salito. Ah. Beh, direi che se ne parla domani. Facciamo domani. Prendo il brandy. Domani allora. Bevo un po'. Conto la bottiglia? Io mi porto tutta la bottiglia, non conto di finirla. Buonanotte. 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 Sono le 7? Sono le 7. Ma adesso ho scoccato così precisi? In realtà sono le... Sì, sono le 19. Ma non lo è! Che professionale. Allora, vediamo se c'è... Sì, c'era. Eccolo là. Andiamo a mettersi il costume. La missione dei nostri campioni richiederà il tuo intervento in maniera puntuale ed esperta. Proprio centellinato col contagocce. Sì, ma l'avevo riconosciuto dalla maglietta. Undertale? Eh sì. Allora, mettiamo un pochino di musichina. E questo era l'episodio 2, ragazzi. Sì, guardalo lì, Sbeku. Allora, intanto ringraziamo Rollo 20, Sir Mastrota, Faber DM, Silvia Nata Hofferson, Gigi Double, Night's Dead, Busterbot, Sinja, Sosar Boy. Grazie mille, ragazzi. Allora. Quando si rischiava di lasciarci le penne in automatico, sarebbe stato un combattimento. Credo sarebbe stato un combattimento. Combattimento estremamente iniquo. Iniquo, ma tutta la vita. Giustamente iniquo. Però noi avremmo, cioè, probabilmente, essendosi calcolato che noi stavamo arrivando, potevamo arrivare nel mezzo del fight, possibilmente. La domanda è: ci saremmo messi a difenderlo? Sì. Sì. Anche se io probabilmente mi sarei messo a fare da pacere, perché avrei dato subito il Rendar in torto. Cioè, quello che avrebbe pensato Galgit è Rendar occupato mentre rubavo. Esatto. E quindi Galgit si sarebbe messo in mezzo: fermi, calma. Questo è. E il prossimo sarà un episodio bello frizzantello. Qual è che è? È il terzo dove urla strepiti e... Sì, quello... Cioè, questa qui è la miniatura. Dov'è? Statistiche per nerd? No. Non c'è il... Non mi fa vedere l'anteprima. Troppo comodo. Devo andare alla fine, tipo? No, hai fatto play in realtà. Ce l'avevi? Ma questa qui non è... Quella è un padre Caliano con la mano? Quella lì è quella del 2. Quella del 3 è tipo Galgit che prende per la collottola Rendar e gli urla in bocca. È sotto, guarda, non so perché, è in mix. Esatto, però si vede piccola piccola. Sì. E... non ho ancora capito la cicatrice di Caliano. I don't know. Is Batman. Io butterei lì un salvato o redento da un'impiccagione. Qualcosa del genere. Una citazione a Dark. Quello dove litigano tutti? Sì, il terzo è quello dove litigano tutti. E dove litighiamo, e alla fine Tuono droppa la bomba. E nel quarto episodio incontriamo il Re Corvo. Lì è interessante come sviluppo, eh. Cosa? Tuono... Boh, lo definiresti Deus Ex del Master che dice: raga, quagliamo, vi butto la bomba sul tavolo? No. O ci si sarebbe arrivati comunque, o è il giusto trigger? Ci si sarebbe arrivati comunque, perché a tutti è stato... Deus Ex positivo, cioè non tutti è stato detto: andate alla locanda del fumo aspro. Ha fatto master in quella locanda. Il Re Corvo lì voleva, lì.
tutti e sei. Per cui, secondo me, Tuono stava semplicemente capendo quanto posso non agire e questi fanno comunque il volere del Re Corvo, e quanto invece è meglio che io li raddrizzi, li metta sulla giusta strada, perché comunque nell'ottica di un'organizzazione segreta, meno la gente sa, meglio è. Di conseguenza, se Tuono poteva risparmiarsi di rivelare che sotto la locanda del Fumo Aspro c'era una villa nel Kentucky, e con la collaborazione di Sir Lucius, dove c'era anche Marguerite, dove appunto Tarlo ha fatto il circolo con bla bla bla, forse era meglio. Ma in quel caso non si poteva. Ma la cicatrice di Calliano non ce l'ha uguale anche Boris? Boris ce l'ha. Magari è un rito di passaggio della chiesa a un certo livello. Tuono eroe nazionale. La cicatrice, sì, ho letto l'hashtag cicatrice perché è la cichiba e quindi è la cicatrice. Siete dei pirla. Era smart. Da quel che ricordo, Matt aveva detto che non erano molto simili come cicatrici, a parte il posto in cui si trovano. Bravo, poi. Va bene. Più che impiccato, direi garrotato. Who knows? Sono le due possibilità, però. Who knows? Ascoltate audio se ce ne sono di nuovi. Sì, volentieri, facciamo le ultime chiacchierette. Esci. Ce n'è una. La scena in live action, quanto sì. Dopo l'aver giocata l'avete fatta? È stata subito prima del montaggio e quindi poco prima della messa in onda? Non così tanto poco prima della messa in onda, ma sì, cioè è stato settimane e settimane dopo la giocata. È stato un bel po' dopo. Una cicatrice diversa in base al ramo della chiesa, certo. Sì, esatto. È interessante sapere come mai Andros non voleva che voi altri giocatori sapeste del suo prologo. Forse per una questione di timore del metagame da giocatore. Allora, secondo me in parte quello... Non ancora rispettissimo. No, secondo me è da parte di Andros la volontà di droppare le bombe nei momenti giusti. Cioè volere seminare un po' la propria storia. Dall'altro lato era un non mi fido di loro. Io non, se ci pensi, Rendar, a parte questo dialogo con Patrick Galliano, Andros proprio perché rimango sul giocatore e i giocatori. No, secondo me Andros ha semplicemente detto no, non glielo dico perché voglio che la cosa venga fuori nei momenti giusti nel corso delle varie giocate. Però questo era il momento giusto. Cioè questo, poi ne è venuta fuori una bella scena che però, se non ci fossimo detti, raga, però dobbiamo trovare un modo di dirlo agli spettatori, non ci sarebbe stata. Certo. Infatti c'è un po' questo timore, questa parsimonia, io la vedo spesso, specialmente nei giocatori novizi, del no, il mio background lo scoprirete a tempo, con il rischio che poi... Non viene fuori. Il tempo non viene mai. Esatto. Questa cosa del background segretato, tante volte in realtà... Da un'eccessiva parsimonia viene un'occasione mancata. Infatti Sara, durante la prima stagione, la stagione perduta, lei non aveva detto praticamente niente del suo background. Io nel tempo le dicevo, guarda, Sara, semina. Io con Galdit ho seminato tanto nel corso delle tre stagioni. Ho lasciato piccole cose e quando mi dicevo, ok, ho parlato abbastanza di questo argomento, adesso posso parlare di un altro, tipo della Dramatis, sono venute fuori un po' di cose, a parte tramite il fumetto e i due racconti. Però ho parlato un po' abbastanza e anche l'aiuto della presenza di Rocca mi ha permesso di poterne parlare un po'. Il rapporto con mio padre l'ho menzionato spesso. Il mio rapporto con gli elfi l'ho menzionato spesso. Ah, ma è giusto. Il rapporto con una figura determinata ho iniziato a seminare lì solo... negli ultimi episodi della terza stagione. Quello ci sta perché è tasto dolente, quindi cioè, esatto. La roba interessante e paradossale è che a volte il giocatore non vuole dire il suo background perché sennò gli altri giocatori ci fanno metagame e non si rende conto che un Galgit che non parla del padre è metagame. Perché è un rapporto talmente forte che
lo nomineresti. Ma infatti, a mio avviso, ci sta non rivelare ai giocatori non il background. Esatto. Quello ma c'è un episodio di Dice Tips che ho scritto nelle ultime settimane che dobbiamo girare, che appunto sono gli aneddoti personali, ovvero come colorare il proprio personaggio di piccoli avvenimenti non rilevanti per il background, ma che danno colore al personaggio e ti danno un modo per veicolarlo ancora di più. Tipo, la scena nell'episodio 5, quando Galgit parla con lo spettro di Lemmy, del padre, e lui dice avevi 10 anni e tuo cugino ti aveva rotto l'ocarina. Non l'ho scelto io, non l'avevamo deciso, se l'è inventata a Matt in quel momento e io ne ho approfittato per raccontare qualcosina, l'abbiamo raccontato insieme. Oppure il fatto che Galgit avesse una moneta con la stessa faccia da entrambi i lati, non l'avevo deciso, non ce l'avevo nell'equipaggiamento, semplicemente mi sono detto è figo, mi permette di fare una bella scena con Dalia e non cambia la vita averla o non averla, non è che le sto dando una bacchetta delle palle di fuoco. Ci sta. Galgit semina, sì. Io devo dire grazie in te, ho imparato a dare i vari background a tempo e situazioni giuste. Bene, sono contento. Ah, ci sta a centellinare i propri segreti come hanno fatto tutti gli altri personaggi. Sì, ma appunto nel momento giusto, sobillati dalle situazioni giuste. Poi dipende tanto anche dal personaggio. C'è il personaggio che ti vomiterebbe addosso il suo background perché magari è egocentrico, sente che la sua agenza è più importante della tua agenza, quindi ti butta addosso. No, io devo fare questa cosa perché. E invece c'è quello che non più è serbato, giustamente centellina le informazioni. È caratterizzazione anche questa alla fine. C'è un mio compagno di party che ha questo problema. Si è scritto un background assurdo da quel che ho potuto capire, ma ad oggi, dopo 2 anni di campagna, non sappiamo manco da dove viene. Posso rispondergli marchettando? Prego. Guarda il video come scrivere un background del canale 20 facce e faglielo vedere anche a lui. Ci sono 2 visualizzazioni. Giragli la playlist di Dice Tips. Giusto, giusto. Rispondo, tu mi fai il lasso di bastoni e io gioco il drago bianco occhi blu. non so giocare a briscola io in realtà, è quello che per quello... perché mi hai giocato l'asso, quindi avevo già vinto. E io non so giocare a briscola. Galgit non è Tyrion Greyjoy. In che senso? A parte che non esiste Tyrion Greyjoy. O è Theon Greyjoy o è Tyrion Lannister. Cosa stai dicendo, Delstir? Ma giochiamo a scacchi. Quando scali l'asso di bastoni, ma giochiamo a scacchi. Esatto. Bellissimo. Ma io ho fatto un 20 naturale e casto dardo incantato sulla mia tribù goblin con 2 innesti avanzati. Attacco con la mia vanguard e metto 2 innesti critici sul mio controllo d'assalto. Tappo la mia sfera da battaglia mir infliggendoti 8 danni. Se hai un background assurdo te lo tieni per te, come non avere un background. Sì, esatto, ma ci ho fatto un video su appunto i segreti. I segreti sono tali solo nel momento in cui almeno un'altra persona li sa. Altrimenti non sono segreti. Ma, allora sì, ma secondo me il discorso va oltre. Cioè, qualsiasi cosa che con cui... Butta coppe, Gian! Dicevi? Qualsiasi cosa con cui non possiamo giocare nel gioco di ruolo non esiste. Quindi il background che non è sul tavolo e con cui non ci possiamo giocare, ma che so solo io e nella mia testa, non esiste. Ci stiamo giocando, quindi o lo prendo o prendo quel PG e ci scrivo un bellissimo romanzo che poi pubblicherò, bene, buon per te, e faccio un nuovo PG con cui giochiamo, o non stiamo giocando insieme, e questo è un problema. Quindi capisco il droppare il segreto clamoroso, plot twistone bellissimo, sì, ma una certa deve arrivare, perché sennò... Ah, Theon Grey, Theon, ok, non si riferiva a Tyrion Lannister, ma a Theon Greyjoy, perché i Greyjoy non seminano. Non seminano? Sì, allora il loro motto è What is dead may never die, ma il loro vero motto della casata è We do not sew, mi pare, noi non seminiamo. Ah, ok, ok, non me lo ricordavo.
Io ho raccontato il BG del mio Fürbolg dopo che uno dei giocatori ha menzionato una situazione di schiavitù ed io ho avuto l'assist. Il mio PG è stato un gladiatore che lottava dopo averlo rapito. Ma è proprio di queste situazioni che bisogna approfittare. Tipo, io ho approfittato di Dalia, del volere parlare con Dalia, darle un po' di energia, di fiducia e di coraggio prima della grande battaglia, anche per chiederle scusa per averle chiesto. Ne ho approfittato e le ho fatto la pettinatura di Artemisia, che è uno dei due personaggi della copertina di volume 4 di Lux Astra, del fumetto di Galgit. Le ho fatto quella pettinatura menzionandole alcune caratteristiche della persona, perché appunto noi abbiamo visto che Galgit non si sa pettinare i capelli, perché non l'ha mai dovuto fare in tutta la mia vita, in tutta la sua vita. L'unica pettinatura che sa fare è quella, perché era un gesto romantico, la mattina insieme, una cosa del genere. Mi ha dato un assist per poterne parlare, anche se è una ferita ancora apertissima. Sacrifico il Robosaurus Rex e Simo Squirtle per evocare Gon Godzilla. Gioca pure la tua ultima patetica carta, Yugi. Nel mazzo di mio nonno non ci sono carte patetiche. Uno dei miei giocatori si è scritto un background che sono sicura gli romperà le scatole a breve, perché si è imposto di innamorarsi di un personaggio che ancora non ha mai visto. Secondo me gli eroderà questa cosa, ma non gli è impedito di farlo. La domanda è why? E se sappiamo che stiamo andando a schiantarci contro un problema, perché giochiamo il problema? Gestiamolo, gestiamo, parliamo. Va bene ragazzi, sono le 7:15 di sera. Io direi che questo rewatch speciale di San Valentino può giungere al suo termine. Noi vi ringraziamo per essere stati con noi, vi ringraziamo anche il buon Samu. Potete trovarlo sia su YouTube che su Twitch sotto lo pseudonimo 20 facce. E noi ci vediamo non domani sera, ma mercoledì sera, perché continua la nostra Hollow Knight Night, che siamo ai sognatori e ci mancano i sognatori, la missione di Grimm, tutta quanto la Grimm Troop, figo. E poi dobbiamo portarlo ancora in un paio di posticini a fare delle cosucce interessanti, e tipo il collezionista e roba del genere. Il collezionista è molto figo. Molto figo. Anche la boss fight è bellina. Ma la boss fight è una cazzata. Però è bello concettualmente. No, concettualmente sì. Sembra un allenatore di Pokémon, ti tira addosso roba. E, dopodiché ci vediamo giovedì alle 16 qua sul canale Twitch, perché riprende il giovedì R, perché giovedì 17 alle 17 su YouTube parte la premiere, parte finalmente il primo episodio della nostra mini campagna di Dungeons & Dragons quinta edizione ufficiale Wizard sui Forgotten Realms. Me come master, giocatori, Sara Corvis, Rob, Simo e il buon Manfredi, che imparerete a conoscere. Prendevo a fare che live prima e poi vi butto addosso la gente. E che sente solo. E se una volta viene a farci una chiacchierata in un pre-show, ci racconti un po' di dietro le quinte, disgustosi sono sempre affamati di aneddoti. Se non ho turni di doppiaggio prima, non mi dispiacerebbe farlo. Quando vuoi. Anche non subito nel primo episodio, magari dopo, così abbiamo anche delle cose che abbiamo visto e ti chiedo. Ma quelli cosa sono? Allora, forse settimana prossima potrei, perché come puoi vedere sono abbastanza libera. Settimana dopo no. Dopo il primo episodio è interessante, ci sta. O è settimana prossima o non è mai. Ci sta. Purtroppo. Io me lo segno, metto Samu e vediamo se si riesce. Perché se mi piazzano turni purtroppo non posso fare niente. Dai. Dopodiché venerdì. Alle 21 saremo sul canale Twitch di Prime Video per l'ultimo appuntamento sul canale Twitch di Prime Video per parlare di The Legend of Vox Machina con Emmanuel Casto e altri ospiti. Sabato alle 14, ultimo watch party della leggenda di Vox Machina qui su Intel. E domenica, appuntamento importantissimo, a partire dalle 15 saremo sul canale di Intel in live con tutto il cast di doppiatori italiani di The Legend of Vox Machina. Quindi preparatevi delle belle domande per loro, perché chiacchiereremo del doppiaggio, di come hanno affrontato i personaggi, come hanno affrontato la storia, il mondo di Exandria e di Critical Role, di come è stata la loro esperienza. Mi raccomando, non mancate. Rip audio troppo tardi, vabbè, se è uno ce la possiamo ancora fare, sempre se il mio cellulare collabora. Adesso meno di un minuto. In uno degli scorsi rewatch avete parlato di una giocata che avete fatto prima della registrazione della seconda stagione su D&D, ma che l'avete fatta per provare D&D quinta. L'avete fatta con ambientazione sempre Lux Astra o era altro, era scollegato? Ho sentito che c'eravate tu, Gian, Giulia, c'erano anche gli altri giocatori?
Una giocata in io cui... penso no. Quella dove giocate le leggende super. Allora, le giocate di Luxastra ce ne sono state una, due, tre off camera. La prima è una mini campagna che abbiamo fatto dove abbiamo giocato alcuni personaggi nostri, dove io per dire ho giocato... Preferisco non dirlo perché non mi ricordo se l'ho già parlato, se l'ho già detto. Comunque abbiamo giocato una mini campagna per permettere a Giulia, Sara, Andros di prendere confidenza con il gioco. Poi abbiamo fatto una one shot per testare la situazione delle riprese, quindi le camere, l'illuminazione, i microfoni, roba del genere, al Nemix, prima del primo chuck della prima puntata. Esatto, dove ho giocato Chris Westmall. Che è stata una one shot dove abbiamo giocato appunto gli eroi di sto cazzo. Detto in un Rewatch. Dopo la stagione perduta, penso che fosse la sessione di Pathfinder comunque. Erano tutte in Pathfinder. Perché poi avete giocato quello. Esatto. Dopo la stagione, che è meglio non dire più ad alta voce, abbiamo voluto fare il cambio in quinta edizione e per permettere ai ragazzi di entrare nell'ottica di quinta edizione, Matt ci ha fatto giocare una one shot originale, mi pare, non era nel mondo di Luxastra, era un altro mondo, se non ricordo male, una one shot dove io facevo l'attendente di Tommy? No, di Andros, mi pare. Io facevo la guardia del corpo di Andros, se non ricordo male. È stata una piccola one shot dove... No, di Gabrio! Forse era di Gabrio. Non so se era peggio. Non mi ricordo di chi dei due era. Non so chi dei due vorrei proteggere. No, attenzione Zaxion, Chris Westmall era il mio umano stregone. Invece in questa one shot ho giocato un umano guerriero, umano ranger ero. Mi pare fossi umano ranger. E come guardia il corpo ha senso. E one shot. E non mi ricordo di chi era la guardia, forse ero di Gabrio, o ero di Gabrio o ero di Andros, non me lo ricordo. E poi abbiamo iniziato con le riprese della seconda. Detto questo, ragazzi, noi vi ringraziamo per la compagnia. Ci rivediamo settimana prossima, sempre lunedì, sempre qua su Intel, per continuare questo rewatch e vedere una puntata frizzantina, anche se la mia preferita di questa stagione è la 5. E niente, grazie a tutti, ragazzi. Noi ci vediamo presto, salutate da 20 facce, ciao ciao! Ciao! No, questo.